Ce l'abbiamo fatta, Bronzi, siamo tornati in diretta. Oh, finalmente. Ce l'hanno chiesto un sacco di persone e stasera siamo qua di nuovo. Allora, tutto bene? Tutto bene. Abbiamo avuto un po' agitato, ma sono una giornata un po' così, dai. Ce l'hai raccontato. Okay. Questo mi dispiace. Vabbè. Allora, buonasera a tutti, ragazzi, siamo tornati. C'era tante persone su quel canale YouTube che ci hanno richiesto le trasmissioni. Stasera vi ho portato le nuove leve. Le nuove leve. Mi piace le nuove leve. E quindi stasera vi faremo conoscere persone che sono nell'ambito della mostrologia, che però avranno tante cose da dire insieme a me. Io appoggio totalmente quello che dicono, perché abbiamo già fatto una chiacchierata poi vicino, in un circolino, dai, non diciamo dove. In un circolino è bello però. Ah no, sì, tipo sondaggio a carte lì. Internos. Esatto, Internos. Allora, alla mia sinistra ci abbiamo Giampaolo Zanetti, va bene? Aspetta, Oh no, mi sa che non ti funziona il microfono. Aspetta un attimino, cerca subito. Prova un po'. Grazie per l'opportunità ricevuta. Bene, poi perfetto. Sempre andando verso in senso orario abbiamo Nicola Blasco. Grazie, buonasera e bene. Grazie dell'invito. Bene, grazie a te di essere venuto. Poi abbiamo Leandro Gestri. Sì, buonasera a tutti. Grazie Angelo per l'invito. Bene, grazie a voi per aver accettato. E poi abbiamo Luca possiamo dire, Mirri. Luca Mirri, anche lui, perché noi lo chiamo Luca Scuffio con la K, come dice Francis. Ecco. Che stasera ci sta anche ascoltando. Buonasera. Francis, devi cambiare idea, cazzo. Bene, allora stasera parliamo, secondo me, del primo omicidio del mostro di Firenze. Almeno per me. Non so per Daniele, ma non credo, forse lui ha un altro anche secondo me. Allora, quindi secondo tutti, cioè, secondo me è partito da lì la pistola, come ho sempre detto, non ha mai cambiato di mano e poi è andato avanti per il percorso che ha fatto, purtroppo. Bene, io sono totalmente, appoggio totalmente questa tesi, perché te sai che ormai sono fissato. Io, come dicevo prima a Luca mentre stavamo andando a prendere il caffè, ho litigato praticamente quasi con tutti, perché... no, con tutti, no, però... non lo fai mai, se... io non ho nessuno, tanto là. Vabbè, allora ragazzi, cominciamo a parlare. Voi raccontate un po', secondo voi quella notte, ora poi prende la parola chi la vuole prendere, però facciamo parlare di Giampaolo, com'è andata quella notte? Ma quella notte sicuramente ha visto come protagonisti una pluralità di persone, così come anche la sentenza del processo del 1970 dichiarò la persona condannata era il marito della Barbara Locci, cioè Stefano Mele, ma con la presenza di altra persona rimasta ignota. Quindi io penso che sia fondamentale partire da un dato oggettivo, un dato a verbale, la sentenza di un processo, che già da lì fa intendere e sottintende che il Mele non potesse essere da solo quella sera, per tutta una serie di motivazioni che poi probabilmente durante la serata verranno esplicitate, ma in compagnia di un'altra persona che appunto poteva essere sicuramente la mente del delitto del duplice omicidio, oppure anche un semplice accompagnatore, comunque una pluralità di persone. Bene, io però mi sono... Tanto più di uno. Sì, anche più di uno. Poi ti spiegherò anche perché. Un secondo, perché mi sono dimenticato di dare il numero alla diretta. Daniele si è raccomandato che sia la assolutamente. A dire per prima, e in realtà me ne sono dimenticato. Allora, potete chiamare allo 055 24 77 985. Assolutamente. A proposito di chiamare, tra pochino chiameremo anche Davide Cannella, al quale faremo alcune domande, almeno gliela farò io, vabbè, intanto lo salutiamo perché è il nostro amico. E niente, ora io passo la parola a Nicola Blasco e lui ci dirà, secondo lui, cosa è successo quella sera. Ma la mia personale opinione non si discosta più di tanto da quella appena espressa dal mio amico Giampaolo. Sì, bisogna comunque fare appello al
il riferimento, insomma, della sentenza definitiva, e chiaramente si capisce anche comunque studiando, leggendo, informandosi, che almeno una persona oltre al condannato Stefano Mele era presente sul luogo del delitto. Dico almeno perché non è necessariamente detto che ci fosse soltanto la persona che ha accompagnato, che aveva il mezzo e che ha comunque sparato. Leandro, ora ve lo faccio vedere a tutte e quattro, poi si chiama Davide perché lo voglio fuori sentire anche lui. Vai, vai Leandro. Sì, anch'io, diciamo, più o meno non mi discosto da quello che hanno detto Gianpaolo e Nicola. Funziona il microfono? Sì, acceso. Io ripeto, diciamo, anch'io appunto non mi discosto da quello detto da Gianpaolo e Nicola. E quando si parla di questo delitto e del mostro di Firenze, bisogna partire da dei punti fermi. E qui un punto fermo, secondo me, è la presenza del Mele quella sera. Ci sono delle prove, anche degli indizi, che fanno pensare a un Mele presente lì sul posto. Poi, come è avvenuto anche nella sentenza, non era il Mele non era solo, ecco. Quindi poteva essere insieme a un'altra persona. Come appunto viene poi il Mele, vabbè, si è preso il carcere, però certo. Nella sentenza si parla anche di un'altra persona presente, insieme a lui, soprattutto. Beh, perché anche il bambino Natalino, sì, dice che c'era una presenza comunque amica, ecco, esatto. Perciò già quello sta a indicare, c'è un bambino di 6 anni, non è che si fida di chiunque, anzi sarebbe stato impaurito. Viceversa, nell'intervista che abbiamo visto anche ultimamente, credo anche tutti voi, dice c'era questa voce amica rassicurante. Esatto, rassicurante. Anche lì c'è questa vicenda di questo bambino che avrebbe percorso circa 2 chilometri a piedi nel buio totale. Anche qui ci sono, diciamo, vari pensieri. Sai, ufficialmente è che lui arriva questa casa, poi, insomma, poi lo spiegheremo anche meglio, certo, diciamo, nel resto della puntata, ecco. Prego Luca, la parola a te. Sono emozionatissimo. Eccoci. No, allora, sì. Guarda, non ti ascolta nessuno. Meno male. Te lo posso assicurare, dunque, non c'è nessuno. No, allora, io sono chiaramente nelle linee generali, sono d'accordo con gli illustri colleghi che mi hanno preceduto, e ritengo che questo delitto sia di fondamentale importanza. Lo pensano, credo, tutti quelli che si occupano di questa questione, sì, perché per qualcuno è una pietra d'inciampo, per qualcuno è un punto di partenza, ma tutti si devono confrontare con questo delitto, che è molto particolare, perché è il primo, forse perché ha una connotazione diversa dagli altri, perché pone dei problemi. Secondo me il punto principale, diciamo, è stato già detto ma lo voglio ribadire, è che questa, la pista sarda, che come viene normalmente denominata, poggia su 2 pilastri. Il primo è quello della pistola che agisce, che spara dal 68 all'85, e questo ce lo dicono le perizie balistiche. Chi le vuole mettere in dubbio, qualcuno prova a pensare a dei depistaggi, ma bisogna sempre cercare di mantenere una verosimiglianza in quello che si sostiene, e i depistaggi per ora io non trovavo nessuno che sia stato in grado di fornire una spiegazione, diciamo, coerente. E l'altro pilastro su cui poggia, appunto, è quello che diceva prima, è il discorso che Stefano Mele verosimilmente, molto verosimilmente, era presente, non si sa in quale veste, o quantomeno non importa in questo momento specificare in quale veste, era presente al delitto, all'uccisione della moglie. Caramba. Da questo discendono poi almeno questo, su questo credo di avere la certezza anch'io. Bene. Allora, mi fanno presente che ci sentono in maniera molto bassa. Ora, se vuoi chiamare Davide un attimo, almeno lo faccio parlare subito. Sì, che lui a una certa ora poi va a letto. Cioè, però... Mirafoli, come va a letto? Ma dai, ma su, ma porca miseria, ma come si fa? Sì, in effetti ce l'abbiamo l'audio basso, non capisco. Bah. Vabbè, ora si risolve questo problema, Chiamiamo Davide allora? Sì, lo chiamo subito, intanto intrattieni pure. Ah, ok, niente, e quindi io, come dicevo poc'anzi, sono totalmente d'accordo, ma sento dei rimbombi stasera, sai? Mi sa che non mi funziona nemmeno il microfono a questo punto, giusto? Se provassi a cambiarlo.
Questo va, ed è, sì, ma forse per quello ora non fa rumore. Ma no, l'ho tenuto molto vicino. Vabbè, allora, come dicevo prima, ecco, ora mi sento benissimo. Come dicevo prima, anch'io sono totalmente d'accordo con loro. Abbiamo microfoni da coccio. E siccome prima è stato insinuato che io sono uno che litiga con tutti, io litigo con tutti per un semplice motivo: non posso stare a parlare, ovviamente, con qualcuno che mi dice. Te non capisci un cazzo, tanto questa sera le parole. Si possono dire le parolacce. Certo, qui è obbligo, qui le parolacce, le parolacce, basta non offendere. È vietato non dirle. E non dirle, qui si dice le parolacce. E quindi mi dico non capisci un cazzo. A parte le sante, poi si può dire. Esatto, le madonne no. No, 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 chiaramente. Quindi io cercherei sempre di parlare con persone che hanno un minimo, ne parlavo anche con Nicola l'altra volta, con un minimo di preparazione, perché sì, e cominciano, ecco ora si sente, è chiamato il cannello della radio, che vuoi sia. Aspetta, facciamo, vai. Ci sei? Io ci sono. Oh, buonasera dottore. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Ciao Davide, buonasera. Senti Davide, io ti volevo chiedere una cosa, ma non riguarda il mostro di Firenze, ma riguarda il tuo libro. Siccome veramente sono in tanti che me lo hanno chiesto, io voglio sapere, faccio bene a dire di rivolgersi all'editore direttamente, ne ha ancora copia a dare? Sì, perché l'editore praticamente, come ho scritto anche più volte, ha sottovalutato il fenomeno. Sì. Quindi, avendolo sottovalutato, ha stampato un numero di copie, sì, un ottimo numero di copie, un abbondante numero di copie, però non a sufficienza per soddisfare tutte le richieste, ed è rimasto un paio di volte, come dire, buggerato. Speriamo che la terza, almeno su due, tre, la terza che cominci a stamparne quelle che veramente servono. Eccomi qua. Allora, di che parliamo stasera? Allora, stasera abbiamo, diciamo, tutti sardisti, no? Si chiama così, diciamo, la pista. Vi saluto tutti, saluto i sardisti, quelli che non sono sardisti. Vabbè, noi salutiamo, noi si vuole bene. Mi fa piacere confrontarmi, ecco. Noi si vuole bene a tutti, eccetto quelli che ci dicono che non capiamo un cazzo. tanto bisogna, no, lo devo stasera, mi devo poi stasera. Io parlo dire, con la cassa, sempre. Io non ho visto stasera il bonifico di 1 milione di euro, perché sapete, parlo soltanto o in presenza dell'avvocato o previo bonifico di 1 milione di euro. Ma il milione è sempre lì, aspetta te. Senti Davide, ora a parte tutto c'era una domanda, ora la faccio a te perché è arrivata adesso. E dice: chiedi come mai Natalino anche recentemente ha dichiarato di essere andato da solo alla casa dopo aver visto la luce, e saluta tutti a parte mia. Cioè, non è perché che era andato da solo? No, Natalino da solo da giù non poteva arrivare, cioè lui dal luogo del delitto fino alla casa De Felice non poteva farla da solo, a piedi, al buio, sarebbe finito come minimo nel canale. E poi non dimentichiamo questa sta benedetta storia di questi calzini. Signori, i calzini di Natalino erano puliti, o meglio, erano parzialmente sporchi, come era normale per quell'epoca, per una famiglia come quella del Mele, della Barbara Loccia, avere i calzini magari col buco sull'allucione, sul bidone del piede. Ma se guardate le foto dell'epoca, i calzini erano molto puliti rispetto se avesse fatto tutto il percorso a piedi. Ma lui stesso l'ha dichiarato, insomma, l'ha dichiarato anche il Mele, che ha portato Stefano, che ha dichiarato che ha portato il figliolo sulle spalle. Diciamo che io sono abituato a credere tutto e non credere a niente, voglio dire. Però le prime battute che ha dichiarato il Mele, c'erano, cioè, fra le cose false che ha dichiarato, c'era qualche cosa di vero, perché è normale, perché quando si devono fare delle dichiarazioni mendaci, è normale che all'interno di queste dichiarazioni ci sia qualcosa di concreto. E il Mele, che era oligofrenico, ma non era completamente sciocco, quindi qualche cosa di vero l'ha raccontato. E la cosa vera è che ha raccontato che ha portato il bambino sulle spalle. Questo è un punto assodato. Punto. Ok, no, siccome qui c'è tante persone che hanno, che c'è? Cioè, Nicola non è d'accordo. Prego, vai. Ciao Davide, sono Nicola. Ciao Nicola. Ciao, senti, ti volevo dire quello che tu hai appena illustrato, l'accompagnamento, insomma, di Natalino, e l'ho trovato anche all'interno del tuo libro, il tuo bel libro, sì. Molto bello. Ti ringrazio. Ha comprato. Però quello che volevo precisare è che una cosa che non mi torna è che se fosse stato il padre a percorrere i 2 chilometri assieme a Natalino, impiegandoci, come sappiamo, circa 1 ora e 40, la persona... No, d'ora da 40 mi sembra che anche se andassimo la velocità di un passo medio di solito è 5 km l'ora, quindi 2 ore e 40 per fare
per fare poco più di 2 chilometri, no. Però, quindi, vabbè, però insomma, tra il momento che Natalino suona il campanello, sono le 2 del mattino, il momento immediato dopo il delitto è tipo mezzanotte e mezzo, mezzanotte e 40, quindi 1:20, allora sbagliamo di qualche decina di minuti. Sì, beh, consideriamo insomma che fra un trambusto, organizzarsi, uno che parte da una parte, il padre che prende il figliolo, che cerca di, come dire, di indottrinarlo, lo porta laggiù. Vedi, sì. c'è anche una cosa che io credo di averlo esplicitato abbastanza bene anche nel libro, quando io parlo, diciamo, con la sorella del De Felice, con la gente di Delvato, sorella De Felice, sì, ero uno dei due che hanno, diciamo, partecipato poi anche alle ricerche della macchina, che il bambino, quando andava a suonare al campanello, che già era difficile che ci arrivasse al campanello, detto questo. Però io, avendo parlato, come dicevo prima, avendo parlato con la sorella, perché entrambi, i due testimoni sono morti entrambi, purtroppo non esistono più né De Felice né l'altro amico del De Felice. Sì, sì, ho letto. E diceva appunto che il De Felice, proprio il De Felice, rimase colpito, questo mi fu raccontato la sorella, rimase colpito dai calzini, cioè, come hai fatto a fare quella strada lì al buio, a piedi, già di per sé era quasi impensabile che un bambino a 3 anni lì potesse fare quel tragitto a piedi, però la cosa che colpì il De Felice furono quei calzini, cioè, come è possibile che tu abbia calzini così puliti, quindi è un problema che già si è verificato, che si è presentato subito all'inizio. Sì, quello sul quale io volevo focalizzarmi era più che altro... Al momento che si decide di accompagnare Natalino per questi 2 chilometri, che comunque sia stata 1:00, 1:20, vabbè, comunque questo non ha importanza, la persona che ha la macchina, presumibilmente SV, che ha la macchina, che praticamente sale in macchina, lì ci sono due morti in una macchina che ha l'indicatore di direzione acceso in piena notte, ha interesse a scappare il più lontano possibile, fregandosene, a mio parere, di una persona come Stefano Mele. Allora, com'è possibile che poi lui invece stia tutta la sera, diciamo tutta la durata della loro camminata, a fare il giro pesca con la macchina, aspettando che sbucassero dalla parte... Non dimentichiamo che, in base alla ricostruzione per come è stata fatta, dallo stesso Mele, che non dicevo prima, nel mio libro io mi sono basato principalmente sulle dichiarazioni del Mele, poi l'ho, come dire, messe come tanti tassellini all'interno di un mosaico, anche con altre dichiarazioni, altre ricerche che avevo fatto, però diciamo basandoci sulle dichiarazioni del Mele, per quanto mendaci, per quanto false, per quanto insomma riferite da un oligofrenzo di età, come ci pare, però c'è una logicità per quanto riguarda il fatto che loro avrebbero aspettato al cinema, davanti al cinema, alla macchina, perché prima di arrivare al delitto bisogna partire dalla sera, la sera che Mele dice che non posso, lo fattore Vinci mi ha chiesto dov'è Barbara, e allora siamo andati a cercarle, poi abbiamo aspettato la macchina, e tenete presente che queste sono dichiarazioni che sono frammentarie, perché sono state poi messe insieme come un collage nei tempi diversi, però ecco, diciamo, facendo un filologico si arriva appunto che dove va a cercare la Barbara? Barbara non c'è, perché Mele dice no, è andata a prendere, è andato al cinema insieme a Lo Bianco, andiamo a cercarli, monta in macchina, e dichiarazione del Mele dice che l'abbiamo aspettato davanti al cinema, all'uscita l'abbiamo visti e ci siamo messi a seguirli. Sì. E chiaramente non poteva lasciare poi il bambino in macchina. Questo... e non poteva lasciare nemmeno poteva lasciare il Mele, perché sicuramente probabilmente il Mele avrebbe anche cantato qualcosa. Io non mi sarei fidato dopo un delitto lasciare il Mele lì, ecco. Ma ti vuoi dire, cosa ne pensi invece della versione che una volta avvenuto il delitto il Mele con presumibilmente SV salgono in macchina e se ne vanno, e ad accompagnare Natalino sia il servo pastore? Non usiamo le iniziali, perché c'è alcuni ascoltatori che sanno un tubo di SV. Gliel'avevo detto io di usare. Io mi sento male, io faccio un po', io faccio un po' fatica, quindi sì. Cerco di mettere anch'io, di ricollegare il discorso. Non sentivo adesso bene Daniele, che dicevi Daniele? Dicevo Davide, non usiamo le iniziali perché chi è all'ascolto, c'è chi ha
una discreta conoscenza del caso, ma c'è anche chi non conosce a tutto tondo il caso. E esatto, sì. Facciamo concorrenza agli amici della 9 che stasera mandano il secondo episodio di un pizzettone esagerato che non dice nulla, però con nomi e cognomi. Allora, perciò SV e sì, sì, ma infatti... Allora ripeto, la ripeto in maniera, insomma, rifaccio ecco. Praticamente, se quella sera, subito dopo la sparatoria, subito dopo il delitto, Salvatore sale Vinci. Subito in macchina e si porta dietro Stefano Mele per accompagnarlo a casa, nel mentre è il servo pastore di Salvatore che accompagna Natalino, abitando lì vicino al De Felice, non c'è alcun problema. Scusa, scusa, aspetta. Non ti torna? No, non era il servo pastore, il Silvano Vargiu. Ah, di Vargiu. Ho capito, sì, insomma, che si dice abitasse nelle vicinanze del De Felice, quindi cosa c'era di più comodo che farlo portare a lui, visto che comunque questa persona appariva anche nel falso famoso alibi di qualche giorno prima della partita di biliardo. Sì, quindi... io comunque non l'avrei fatto, ad essere sincero, cioè, la cosa più logica in quel momento è svignarsi, come ha detto Benete, sparire nel più breve tempo possibile da quel posto, che sicuramente esatto. È un posto che brucia, però è chiaro che non posso, come dire, né caricare il bambino in macchina, né, come dire, l'unica cosa da fare era accompagnare, che il padre accompagnasse lungo questa strada. Quindi necessariamente poteva essere stato il padre a fare questo accompagnamento. Sì, oh, sì, no, io ci giurerei, io ci giurerei. Davide, dobbiamo andare per 2 minuti in pubblicità, ci attende in linea? Sì, certo, come no. Alzate un po' il volume perché mi sento molto piano. Lo so, vabbè, ora alzo un po' il volume, vai. Grazie. Però fra 2 minuti si torna. Sono qui. Vai. Eccoci qua. Mi sa che è caduto... Davide? Davide? Pronto? No, mi sa che non c'è. No. Lo ridiamo. Bene. Vabbè, continuiamo noi. Allora, puoi continuare. Chi è che sta già... chi è che vuol parlare? Dai, stasera si va a ruota libera. Vai, vai Giampaolo. Domande. C'è gli appunti anche sul telefono. I punti che non solo hanno convinto noi, ma hanno convinto anche la giuria nel processo, nel famoso processo del 70. È tornato Davide? Sì. Sabotazione, sabotamento, sabotaggio, sabato qualcosa. I bronzi ha appicciato un bottone. Qualche paccianista. Qualche paccianista ci ha sabotato. Ha eliminato questo messaggio. Io avrei una domanda per Cannella. Vai. Chi è che parla? Giampaolo Zanetti. Una domanda, una domanda che ho si sente? Ora sì, piano, ma ti sento. Sì. Allora, ho letto con interesse il libro. E ho focalizzato l'attenzione sul punto centrale del libro, chiaramente, cioè sul presupposto, sulla base per cui un ladro di bestiame un ladro di bestiame, un piccolo spaccone di paese, possiamo definirlo, venga praticamente, cioè abbia un'evoluzione da questa situazione addirittura a serial killer efferato. Incuriosisce, vero? Perché appunto qui si dà nel libro, si dà scontato, sì. O comunque si afferma come verità assoluta. La fudistica, sì. Come una come, siccome è proprio al centro dell'attenzione del libro, come, su che base si può fare un'affermazione di questo genere? Evoluzione da ladro di bestiame a piccolo spaccone di paese a
serial killer efferato, e questo viene ripetuto non solo si presuppone non solo su Francesco Vinci, ma addirittura sul nipote. Quindi si duplica un'evoluzione di questo genere. Su quali basi psichiatriche, su quali basi documentali si fonda una teoria del genere? No, la teoria si fonda, è facilissimo, la teoria si fonda, come dire, su una casistica molto molto ampia. Allora, noi non siamo un paese di serial killer, se Dio vuole, insomma, siamo abbastanza fortunati, quelli che abbiamo, insomma, più o meno. Parla per te. Vabbè, e quindi, però, diciamo, i paesi che hanno avuto esperienza diffusissima per quanto riguarda i serial killer, lo sappiamo, sono gli Stati Uniti. Allora, quasi, non dico tutti, ma insomma quasi tutti i grossi serial killer hanno avuto prima dei precedenti di furti, c'era lo strangolatore che faceva prima dei furti negli appartamenti, cioè, molti serial killer hanno, come dire, iniziato la loro carriera criminale facendo essendo dei ladri. Forse sarà perché si affina la capacità di introdursi in ambienti, di spostarsi con una estrema celerità, non lo so, ecco, però è curioso che ci sia questo motivo che si ripete, diciamo, abbastanza spesso negli Stati Uniti. Ma quindi, se il nostro è un serial killer, diciamo che è un bravo ladro, è facile che poi possa affinare le capacità anche in altre opzioni. Poi non dimentichiamo un particolare: noi stiamo parlando di un serial killer, ma siamo sicuri che sia, come dire, ci sia una motivazione in questi riti, sia una motivazione di tipo psichiatrico, perché mi pare che sì, al di là del tipo di efferatezza e delitto, di concreto mi pare che ci sia poco, perché insomma, a parte la famosa lettera inviata che è una sfida a Silvia della Monica, ma il resto mi sembra che non ci sia altre cose. Senti, alcune di queste lettere che sono state inviate, a cui ormai diamo per scontato che appartengono al mostro di Firenze, io lo scuderei a priori, perché dire con me la notte non finisce mai, che è già qualcosa di poetico, io non ce lo vedo davvero al ladro di galline, ecco. È questo che è il principio. Detto questo, mi pare, insomma, che sia abbastanza chiaro che c'è un'evoluzione. L'evoluzione, prima si impara a camminare e poi si impara a correre. In questo caso prima hanno imparato a camminare. Sì, no, questo sicuramente, se posso interrompere. Però, ecco, nella fattispecie specifica, Francesco Vinci fu anche sottoposto a una perizia psichiatrica, l'unica a cui fu sottoposto, e risultò a quella perizia, almeno a quella perizia, una persona tutto normale. Lui disse apertamente: non voglio che nessuno frughi nella mia testa. Sì, ma poi la perizia fu fatta. Fu fatta una perizia così, per modo di dire, insomma, una perizia proprio, si sono basati semplicemente, non è stato per una perizia. E poi non dimentichiamo, cioè, se noi ci aspettiamo di trovare il matto perché la testa non funziona, io vorrei, sfido qualsiasi psichiatra, qualsiasi professionista del settore che mi dimostri che, come dire, ci sono, come dire, in un serial killer si trovi quelle tendenze di follia. Anzi, spesso nei serial killer troviamo tendenze di estremo genio. Abbiamo parlato recentemente di Zodiac, no? Zodiac addirittura sfidava gli inquirenti facendo degli enigmi di tipo, come dire, complicatissimo. Una persona che sapeva muoversi, una persona. Questo però non sempre, come dire, il serial killer è un matto che lo riconosci perché ti faccio una perizia psichiatrica e stabilisco che sei matto. No, questo sicuramente no, però si può comunque dire che sia un'opinione personale dell'autore, perché certo, allo stato attuale, dal punto di vista documentale e dal punto di vista psichiatrico, se vogliamo dire così, non risulta nulla a carico, ma come dello zio né del nipote. Ma infatti, assolutamente, ma appunto non c'è nessun tipo di raffronto nel quanto riguarda un discorso di follia, no? Ma io assolutamente non ritengo che la follia non ci sia in nessuno dei personaggi di cui stiamo parlando, come molti serial killer. Ora, se tu mi prendi il caso di
dell'imbalsamatore, mi prendo il caso che ti posso dire del mostro di Rostov, e qui siamo davvero alla follia. Una persona che sembrava apparentemente normale, però una volta che uno ha avuto un rapporto, come dire, confidenziale, quindi la polizia sicuramente lì avrebbe dichiarato che questa lì non c'era con la testa, no? Ho capito. Ecco, nel caso specifico io non l'ho escluso, ecco. Sì, perfetto, grazie mille. Di niente. Posso aggiungere una cosa? Sì, Davide, sono Leandro, ciao, buonasera. Ciao Leandro. Complimenti, ho comprato e finito il libro, quindi grazie. Complimenti, un pozzo di informazioni. Alla fine guadagnerò 1 milione davvero, i ragazzi. Eccolo. Ma dire la verità, sono 889.000 e spiccio. Sì, ma insomma... fate una colletta perché ho bisogno, ragazzi, io per arrivare a 1 milione, almeno 1 milione. Io il mio l'ho dato, quindi... Il libro è andato molto bene, anche perché, come ti dicevo, ora ti faccio parlare, scusa. Sì, certo. È andato molto bene perché sono tanti ancora, me lo chiedono, io ridico sempre, scrivete all'editore, anche Marco Vlad, se ci sta ascoltando, sì, saluto. Tutto. Scrivete all'editore tutto, compreso impropedi, noi ce l'abbiamo. Ecco. Ed è molto bello, lei lo sa che pubblicizzo solo libri molto belli. E per me i libri molto belli usciti ultimamente non ce ne sono. No, io intanto sono contento di aver ricevuto soltanto 2 minacce di morte in tutto, perché mi aspettavo di avere chissà quante minacce invece. Allora, siamo stati minacciati di morte io e te, ti ricordi? No, io sono sì. Vabbè, le minacce sono acqua calda. Vabbè, ma sono acqua calda. Ma anch'io nell'84, cioè non c'è stato mica. Vai Leandro, cioè, Davide, poi ti aspettiamo in radio col libro, ovviamente dedicato a me, perché volentieri. Ciò devi espletare, cioè, ma io e te dovremmo fare diretta, tu sai, tu con Radio Florence International Florence, io con Radio Caffè Criminale dobbiamo fare, come dire, una forza sorta di joint ventures, cercare di, come dire, di collaborare. E da un po' che te lo dico, però non ci troviamo mai, Benedetto Figliuolo. Tu non mi vuoi dare quel famoso milione che tanto prometti. È sempre il famoso milione. Tu lo so, glissi, quando senti parlare di soldi, glissi. Te devi parlare col tesoriere, che il Timpini. Davide, chi è che ha gli ascolti? Tanti. E domani te li pubblico anche. E tu ce l'hai, ascolti. E allora te devi dare 1 milione a me, mica io a te, e che cacchio? Neanche lui, dai. No, no, è vero. Ascolta, Leandro ti vuol fare una domanda. Ecco. Okay. Allora, no, una piccola curiosità. Qui aumenta però, perché da 1 milione andiamo su, piano piano. Ma io segno, annoto. No, ma è semplice questo, è semplice. No, una piccola curiosità, appunto, si parla di, appunto, ho letto il libro, si parla di Francesco Vinci, e, diciamo, con questa, diciamo, abitudine per i furti, queste cose qua. Diciamo, non è un po' particolare che una persona che compie dei furti e magari viene, come è successo anche più volte, beccata da polizia, carabinieri, quando si trasforma in un serial killer diventa imprendibile? Cioè... No, ma questo che diventi imprendibile è una teoria, perché in realtà è stato preso, Francesco Vinci è stato preso, è stato accusato di essere il mostro, poi non sono usciti, come dire, a stringergli il cerchio intorno, attenzione. Cioè lui non è stato imprendibile, lui è stato imprendibile dagli inquirenti che hanno fatto una serie di finite, a torto e a ragione, una serie di finite di sbagli, e sbagli, come dire, anche, come dire, trascinati dall'opinione pubblica, dalla stampa. Come vedete nel libro, che voi avete avuto modo di leggerlo, sì. E avete notato che io sparo un po' alla zero contro gli organi di stampa, perché hanno reso questo mostro veramente imprendibile mettendoci del loro, in realtà, Okay. Quindi psicosi, gente che somigliava a questo, ecco, vogliamo parlare di questo identikit, anch'io ieri sera ho visto l'identikit del mostro, perché credo a una emittente, credo a 9, ha fatto un reportage su Mostri Firenze, c'era questo identikit che gira da anni, ma ragazzi, ma chi l'ha visto? Il famoso identikit, ecco, no, voglio dire, questo è uscito dopo Calenzano, giusto? No, uscito dopo Baccaiano. Sì. Fatto dopo Calenzano, ma fu
messo a ludibrio pubblico dopo Baccarini. Ma la domanda ve la pongo io, no? Perché voi siete esperti del mostro. Ma chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Cioè, questo mostro, ragazzi, questi identikit fatto su che basi? Ecco, me lo dite qualcuno, me lo vuole spiegare una buona volta per tutte. Guarda, Davide, io la penso come te, proprio al 100%. Secondo me, dal primo all'ultimo, sono stati tutti del tutto inutili. Poi magari mi prenderò degli insulti, ma lo voglio dire. A prescindere, cioè, io ho sempre detto, e poi ora dopo facciamo, perché so che anche Luca voleva fare una domanda, giusto? Voleva fare un'osservazione. Dopo, tra poco ti licenziamo, Davide, ti lasciamo. Certo, certo. Perché tu hai detto prima, l'ho sentito, c'è cioè Davide, poi va a letto. No, Davide, sì. È già. L'ho detto apposta, se dove c'è, ci mancherebbe. Sai la stima e l'affetto che ho per te, quindi non te la puoi prendere, se te lo dico. No, ma e stavo dicendo, le indagini, secondo me, questo dal mio punto di vista, andrebbero comunque, le indagini, oppure un serio studio, andrebbe comunque fatto su documenti esistenti e scritti da gente competente. Ora io non è che sto dicendo che noi siamo incompetenti, io sì, loro no, io sì, però rimane il fatto che ci sono stati carabinieri, giudici eccetera eccetera, che hanno comunque secondo me fatto un ottimo lavoro, come il Rotella, come il Torrisi, come tanti altri, perché non possiamo sempre dire hanno fatto solo casini, è che tanto semplice dire la teoria torna alla mia perché nel 68 è stato fatto casino. Chi l'ha detto? Sì, sarà stato fatto casino. Infatti. Mica tutti Rotella, hanno sbagliato. Rotella ce l'ha visto chiaro, Rotella è stato sfortunato. Purtroppo in questo mestiere bisogna dire, Angelo, dopo ti lascio fare la domanda, ma in questo mestiere ci vuole una cosa sola, ci vuole una fortuna con la C maiuscola anche in questo caso. Certo, certo, siamo d'accordo. Cioè, che io dico sempre, una teoria deve essere comunque supportata da pezzi d'appoggio, quantomeno siano almeno, come dire, spiegabili, perché se tu mi dici no, per me la cosa è andata così, perché lo dico io, non sto dicendo di te, ma di tante altre persone, tu lo sai che non la penso così. Non ho il dogma della verità mai, no, io sono l'uomo del dubbio. Ma questo è diciamo una concezione giusta della storia, ma c'è chi dice, io ho detto prima, te non capisci nulla, ora abbiamo detto parolacce, adesso no, però mi ha detto, te non capisci, ecco, già da qui ti bloccano, beh, non capisco nulla, per cui sono uscito, questa è la spiegazione che dico a tutti, perché sono uscito a tutti i gruppi, perché mi voglio solo confrontarmi, e per il momento, devo dire la verità, con questi ragazzi che ho di fronte, discuto, io perché ci discuto anche con loro, però discutiamo in maniera sana, cioè cerchiamo di capire, almeno a modo nostro, di come sono andate le cose. Se poi vogliamo dire che quella notte c'era del Vigna, tanto è morto poverino, perché poi non c'entra niente, nascosto in un cespuglio, allora andiamo in fantasia, possiamo raccontare quello che ci pare, Marziani, oppure che Lotti e che il Pucci erano persone affidabili rispetto ai vari entomologi piuttosto che ai vari giudici eccetera eccetera. Poi secondo me tutta fuffa da parte mia. Luca, prego. No, io volevo semplicemente dichiararmi d'accordo con Davide, sono Luca, con Davide. Ciao Camilla. Luca. Ciao Davide, grazie dell'intervento. Grazie a te. Mi era venuto in mente proprio, scusate, tanto siamo qua tipo chiacchiere al bar, io la prendo in questo modo. Certo, esatto, sì. E riflettevo sul discorso che aveva detto Gianpaolo. Allora, questo partire da dei piccoli delitti, lo ritroviamo, e poi finire a fare il serial killer, per dire, per semplificare molto, ma lo ritroviamo, attenzione, proprio nel profilo dell'FBI, quello dell'80... Lo ritroviamo, scusa, adesso sentivo molto piano, lo ritroviamo? Nel profilo dell'FBI. Sì. Perché sì. Lì, se andiamo a leggere, c'è scritto, dovete cercare una persona che probabilmente ha compiuto dei delitti, ma non necessariamente legati, anche piccoli delitti, che è stato in prigione per violazioni non necessariamente... pesanti come questo. Esatto, quindi sì. Già l'FBI ci sta dicendo, esatto, sì, che la criminologia normale, cioè la normale indagine, che è quella di andare a beccare chi ha dei precedenti specifici, può non funzionare. Di questo poi abbiamo la riprova, cioè per chi come me pensa, sì, un po' come hai ragione, un po' come quando si parla sempre delle scissioni, approparsi di questi feticci, io dico, per me è un modo per rubare, però quando si parla anche di tagli fatti particolarmente bene, quindi dice sicuramente la mano il professionista, quindi il medico chirurgo, quello,
è tutta una fandonia, ragazzi, ma io penso che anche voi avete avuto modo di vedere le foto e vi sarete sicuramente resi conto come me che lì è stato un lavoro di bassa malavoglia, un massacro, non è stato così. Quindi quando si parla che deve essere il serial killer, deve essere per forza un genio, quindi lo vogliamo interpretare come dire il classico topo da biblioteca che passa le giornate dentro la biblioteca a studiare, che è una forzatura, è una forzatura, sì, è una forzatura. E quindi anche perché ce lo vogliamo immaginare così, noi siamo, come dire, cerchiamo di catalizzare in questi personaggi un'intelligenza fuori dal normale, e quindi è normale non riuscire a prendere, scusate il bisticcio, sembra un bisticcio di parole, è normale non riuscire a prenderlo, quindi una persona fuori dal normale, che non è facile, che non è normale prendere e sbattere in galera. Ma spesso dimentichiamo probabilmente che non siamo capaci noi, ecco. E purtroppo capita, non è neanche facile, dico, come certo, ma insomma è difficilissimo, insomma, acchiappare un serial killer, perché non ci abbiamo le oggi, ecco, diciamo questo, oggi alla luce delle nuove tecniche investigative, oggi un serial killer come una sentenza avrebbe dovuto contare. Sì, assolutamente sì. Bene, se non ci sono altre domande io lascerei che Davide continui a guardare. Io naturalmente adesso segno. Sì, te sì. Ti scrivi, Davide, mi raccomando. Io so che stasera c'è il famoso conticino aperto, quindi io so che stasera, chiusa la telefonata, ci tradirai con la Chiara Penna, che mi pare sia l'avvocato, che tanto è una bella donna e anche preparata, quella ha fatto il documentario. Cioè, no, fammi capire, per come si porta qui? Io la volevo chiamare, infatti, cioè, l'ho anche fammi capire. Sì, non l'ho mai fatto. Siamo belli, che cavolo. Avevo intenzione di intervistarla. No, e no, ora, a parte qualcuno che salva un po', ma poi ma neanche parla forte, ragazzi. Vabbè. Io volevo dirvi ora che la penna è bassa, sulla 2, appunto. No, vabbè, sul secondo canale c'è Benigni col film Il Mostro, quindi stasera è strada mostruosa davvero. Infatti, e quello lì, mostro, caro Davide, è una presa di giro fatta molto bene all'epoca, poi Benigni si è perso, a quello è che vero. In definitiva è quello che è accaduto al Mostro di Firenze, no? Cioè, e mettere insieme degli indizi a razzo di cane, diciamolo pure, sì. E tirare fuori un colpevole. Ragazzi, tenete presente una cosa, l'ho detto a Firenze al convegno degli avvocati fatto dal Palazzo della Regione. Ho detto un indizio, non fanno quattro indizi. Esatto. Quindi scordiamoci che mettendo insieme gli indizi facciamo le prove. No, le prove sono una cosa e gli indizi sono un'altra. Quindi nel caso dei compagni di merenda, qui potremmo aprire un capitolo lunghissimo, ma io... dovrei aumentare ancora di più il conticino, vi dico, erano pieni di indizi, ma difatti io infatti sfido chiunque, quando capiterà, di parlare sulle indagini sul Mostro di Firenze, Pietro Pacciani, Mario Vanni, Lotti, e dirmi benissimo, Pacciani è il Mostro per questo e quest'altro, e io proverò a smontare tutte quelle che secondo l'opinione pubblica generale erano prove, ricordate, di prove nel caso del Mostro di Firenze, Pacciani non ce n'era una, ma dico una per dire una. Ma infatti è quello che fece Francesco Vinci davanti a, non mi ricordo chi era, Vigna. A Vigna, col pacchetto di sigarette. Ci schiacciò il pacchetto di sigarette, dice, guarda, se quello è prima di sembrare cos'è una cosa, questo? Invece... un pacchetto di sigarette, fra, l'ha schiacciato, e ora che cos'è? Niente, esattamente come le prove che lei c'ha contro di me. Sì, comunque torno a ripetere, per conto mio giusto tutto, la Rotella ci aveva visto lungo, ci aveva visto molto. Ho sempre detto, sempre detto che Rotella forse uno dei pochi che ci ha capito veramente qualcosa. Sì, è vero. Va bene, Davide, se non bene, ci sono signori, domande, io vi lascio domande. Continuare e... posso fare una domanda, certo, curiosa, sempre domande curiose, un altro milione, eh? No, chiedere a Davide se fra le persone che a lui ha, diciamo, interrogato, comunque con cui ha parlato, curiosità mia, Davide? Sì, certo. E se c'è qualche amante della pesca in acqua dolce? Questa
domanda. Amante della pesca d'acqua dolce. Perché io ho un po' una mia teoria, per quanto riguarda, diciamo, alcune cose su. Sì, però devo dire una cosa. Questa è una delle domande che io devo farti domani per l'intervista. Leandro l'ha bruciata. Ora qui me l'ha chiesto un mese fa, Angelo. Quattro giorni. Di pescatori non me ne sono capitati, sincero, di pescatori di questo genere di hobby, però credo di immaginare perché tu fai questa domanda. E quindi sì, vabbè, insomma. La domanda è perché in base, diciamo, ai luoghi dei delitti, ecco, più che altro. Esatto. Che presentano la orografia dei luoghi. Sì, che c'erano parecchi ruscelli, corsi d'acqua e via discorrendo. La stessa osservazione l'aveva fatta anche all'epoca il buon Francesco Bruno, comunque. Ah, ecco, vedi. Sì. Mm-hmm. No, allora io ti volevo chiedere una cosa, prima di staccare la telefonata. Io non voglio fare nomi perché non mi sembra corretto. Nel libro indichi alcune persone, chi ha letto il libro capisce, no? Che durante gli omicidi, diciamo, si sono un po' scambiati, no? Sì. Giusto? A un certo punto, diciamo, quello più piccolo, non so se nel libro lo parli, però l'hai detto tante volte in radio, quindi ne sono certo, lo posso dire, aveva un coltello da sub. Sì. Ok, ma anche Salvatore faceva sub. È vero, sì, anche lui credo facesse il sub, però. Sì, insomma. Ecco, no, quindi ora io non ho la domanda specifica. Sì, perché, ma vedete, allora, è una cosa che sanno soltanto magari i pescatori, i subacquei in generale. Sapete che se mi fermate una sera la polizia, i carabinieri mi dovessero fermare, vabbè, io ho tutti i porti d'arme possibili, io posso portarmi anche il carro armato dietro, ma al di là di me, uno che non ha il porto d'armi. Sento un rumore sottofondo, mi sentite ancora? Sono io ecco, con il cellulare. Sento che fai sempre del traslando. Senti. Allora, se fermano uno che non ha porto d'armi, non ha motivazioni specifiche di portare coltelli, se ti fermano come minimo ti arrestano, quindi con un coltello da sub. Per portare il coltello da sub, o lo porti a volto alla casa, ce lo sto portando in orario, diurno, in momenti particolari, cioè non di notte naturalmente, ce lo sto portando il coltello per farlo affilare. E allora non ti succede niente, perché è chiaro che tu puoi portare il macellaio che ha i coltelli, li porta a filare, che fa? Ti ferma la polizia con i coltelli, da resta? No, però lui li porta a volte, li porta di giorno, li porta, come dire, ci deve essere una motivazione, logica. L'unico modo per portarsi il coltello, ora svelo un piccolo segreto, ma insomma, segreto non è che l'unico modo per portarsi le armi di questa è filarlo dentro un borsone con le pinne, le maschere, e se li ferma dice che stanno a pescare. Ecco, io a proposito di questo volevo chiedere, perché mi è arrivata una notizia da questi ragazzi che alle Bartoline è stato visto un uomo con una tuta sub, con la muta. Sì, ne ho sentito parlare anch'io, ma ecco, non io sento... ecco, volevo avere più delucidazioni questa volta, perché da me non li puoi avere, perché non ne ho idea, cioè, nel senso, ho sentito anch'io questo particolare di questo uomo visto, avvistato, non so in che maniera, in che modo. Ma onestamente non ne so niente, quindi non saprei aiutarti. No, anche perché se uno di notte lo trovano con una muta sub, con coltello, si potrà anche, e su questo non c'è dubbio. Questo è curioso, ti trovo di notte. Difficile. In un fiumiciattolo che ha 30 centimetri d'acqua, ha voglia di fare pesca subacquea, non so, un credo ci credono molto nel torrente marino, esatto. Però penso bozzi, che ci fossero 20 centimetri, ci sono dei bozzi, sì, in alcuni non punti è per andare a fare sub, dai, no, certo, no. Allora, io ricordo che fu una coppia di fidanzati che disse di aver visto un uomo nell'oscurità con una muta dal sub, che poi è subito sparito. Purtroppo anche perché non ho trovato altre notizie. Esatto, muta da sub, che poi poteva essere. Ma io ricordo, io siccome ho fatto, quando ero più giovine, ho fatto il sub, era un sub non eccezionale, ero fatto mica una bottutaccia, come diceva Mac, buongiorno, era un sub normale. Ecco. Sub normale. E allora? Io ben detto, Davide. Quindi anch'io andavo sott'acqua e qualche volta è capitato, soprattutto anche in inverno, andavo sott'acqua. Soprattutto in inverno, e mi capitava tante volte per non ghiacciarmi veramente, perché usciti dall'acqua, spogliarsi, entrare nell'accappatoio, a volte
si muoveva freddo. Io tante volte sono tornato a casa con la muta, indossando la muta, ragazzi, mi sono messo su, mi sono asciugato la muta come meglio potevo, no? Poi ho messo il giaccone e con la muta sono entrato a casa. Davide, ma in quindi, che periodo lo facevi subacqueo? È periodo d'età mia o periodo come di stagione, tempo? Periodo dell'anno? No, dell'anno, stagione. Novembre-dicembre. In quale anni? Ma lì si può capire. 88. Ah, ok, 88. Aia. Sì, no, ho un alibi di ferro. Ah, ecco. Però luglio, agosto e settembre. Con la musa mai, sud. Mai. Rondi, No, va bene, certo. Non... questo avvistamento. Bene, c'è la pubblicità, Davide, ti salutiamo. Ti saluto, vi auguro una buona grazie per l'intervento. Ciao Davide, grazie. Ciao, grazie. Bene, siamo tornati. Allora, durante la pubblicità mi è arrivato un messaggio dall'amico Alessandro Buscema che ha da dire alcune cose sul tizio con la, con la muta da sub. Quindi invito Alessandro a chiamarci, dico a tutti quanti il numero è 055 24 77 985. Esatto. Se volete chiamare potete chiamarci, un momento. Adesso questi ragazzi molto intelligentemente si sono stilati una serie di diciamo argomenti, di argomenti per far diciamo capire a chi fosse miscredente. Telefono. Ecco, questo Alessandro un attimo rimane in linea, lo salutiamo un secondo, poi continuo. Ciao Ale. Pronto? Ciao, sì, pronto. Sono Alessandro. Sì. Alessandro? Sì, mi sentite? Io ti sento. Ecco, parla un po'. Mi sentite adesso? Sì, sì, allora okay, rimane un attimo in linea. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao. Rimani un attimo, rimani un attimo fermo. Bene, che te poi inizia a parlare e non ti ferma più nessuno. Stavo dicendo, hanno stilato una sorta di vademecum per far diciamo capire a tutti quelli che sono miscredenti, che poi credo dobbiamo dare a Cesare, che dice Cesare che non è stato stilato direttamente a voi. Sai che il microfono funziona? Sì, funziona. Sì, sì. Ma è stato stilato da un'altra persona, possiamo dire? Sì, certo. Ecco, da Fulvio Bergamo. Sì, sì. Okay, grande diciamo, esperto. Da, Fulvio Bergamo. Del caso. Ecco. Allora, vorrei che intanto Alessandro ci dicesse sul fatto, perché c'è una domanda del 68 e poi ci deve raccontare qualcosa sul tizio con la muta. Vai Alessandro. Sì, intanto buonasera a tutti. Grazie. A te Angelo, alle persone a casa che ci stanno ascoltando, a tutti i ragazzi in trasmissione, in particolare al mio amico Nicola Blasco che ci sentiamo tutti i giorni, parliamo sempre del caso, ecco, anche se abbiamo ogni tanto opinioni differenti, è molto bello discutere con una persona preparata e intelligente come lui. Grazie altrettanto. Figurati. Nulla, io volevo dire due cose, sia sul fatto, ovviamente io ero a casa che vi stavo ascoltando, ho ascoltato con molta attenzione anche quello che ha detto Davide Cannella, che io condivido in parte e ovviamente è una mia opinione. No, volevo raccontare tanto sull'episodio, secondo me, delle bartoline. Come sanno i miei amici che io sono un pescatore, quindi credo che quei ragazzi quella notte non abbiano visto un uomo con una tuta da sub, abbiano semplicemente visto un uomo con degli stivaloni da pesca, stile salopette, che si usano frequentemente. Quella lì per andare nel fiume coi piedi? A pesca, sì. Esatto, esatto, per camminare in acqua, ma non solo, anche per evitare di sporcarsi i vestiti col sangue, una volta catturato. Te, Blasco, mi sembra sia d'accordo, però. No. Cosa volesse dire prima di sentire? Ma lui ha detto prima, noi ci sentiamo tutti i giorni, quindi per cui... Vabbè, ma non siamo mica innamorati. No. Nasce un sospetto. Non volevo intendere quello. Siccome avete fatto un video che tra l'altro è molto bello, che parla della teoria del pescatore, giusto? Sì, sul canale YouTube a mio nome. Sì. Ecco, possiamo pubblicizzare senza nessun problema. E per cui io ho collegato il fatto che avevo fatto questo video con Alessandro, ha tirato fuori questa, diciamo, questo tipo di pensiero. Ecco perché, sì, ho perché detto questo, se sei accorto. È una teoria che noi abbiamo maturato praticamente presenziando su tutti i luoghi e fino a quel momento non avevo mai sentito parlare. Poi Davide prima ha detto che comunque già anni fa un altro esperto aveva comunque ipotizzato, no, ha detto il nome ma non me lo ricordo, prima Davide al telefono ha detto che anni fa un'altra persona aveva ha fatto l'associazione
luoghi dei delitti con le vicinanze dei corsi d'acqua. Francesco Bruno mi sembra detto, Davide. Sì, ora non mi ricordo io il nome. E niente, praticamente noi presenziando, facendo il tour, quattro luoghi, tipo una domenica pomeriggio, poi la settimana dopo gli altri, avevamo notato sta cosa, ci saltò all'occhio. Cioè, chi fa il tour, loro fanno il... A Vicchio, poi andammo a Rabat, e poi andammo da Rabat a Calenzano, e ci rendemmo conto, insomma, che questi luoghi così distanti tra di loro avevano in comune questa cosa della vicinanza dei corsi d'acqua. Alessandro, dimmi perché, e dillo a tutti quelli che ci ascoltano, perché io sto guardando ora le... Io ho la mia idea. Ferma, fammi finire parlare, poi sto guardando le casistiche che ogni tanto Davide le mette, ci sta ascoltando veramente tante persone. Allora, spiega anche a tutti quelli che ci ascoltano perché secondo te quella sera i fidanzati hanno visto non un uomo con la muta e invece un uomo, a parte il buio, ci si può le confondere, o certo, un uomo con gli stivali di quelli che usano, che arrivano fino al petto, se non sbaglio. Sì, sono anche delle salopette vere e proprie, completamente di plastica, fatte in modo che non puoi camminare tranquillamente nell'acqua e non bagnarti i vestiti. Perché secondo me è molto, dalla mia idea ovviamente, io credo che lui usasse quella anche per mutilare i corpi delle vittime, perché comunque sia ti permettono di non sporcarti i vestiti e ti permettono veramente in pochissimo tempo di lavarti e di tornare completamente pulito. Forse anche per questo che sceglieva posti vicino all'acqua, forse anche per avere un modo di lavarsi molto rapidamente, e quando caricava la sua roba in macchina non aveva più nulla di sporco di sangue, ecco. Sì, io però ti chiedo una cosa, perché sono anche io un pescatore, ma non ho mai utilizzato quella tecnica, conosco ovviamente il vestito di cui stai parlando, sono compresi anche gli stivali, giusto? Sì, certo. E secondo te lui si avvicinava alle macchine, la mia non è la critica, cerco solo di capire, si avvicinava con gli stivali lì? Scusami, prego. Sì, no, dico, gli stivali sono compresi nella salopetta, quindi credo che forse riteneva solamente gli stivali alti e poi dopo lì si alzava quando doveva mutilare i corpi, credo. Bene, allora io ti dico, allora io te lo contesto subito, faccio come Canessa, almeno ci si passa la volta. Allora io ti dico che nell'85 è quasi è quasi formare evidenza che il francese è stato inseguito. Secondo te, vestito in quel modo, quanto si può correre? Ma guarda, allora, secondo me puoi correre ugualmente, però il fatto che forse in quella situazione magari non l'abbia utilizzato non significa che non l'abbia utilizzato in altre occasioni. Adesso io credo che comunque sia, secondo me puoi correre abbastanza agevolmente ugualmente, ecco. No, attenzione, gli scopeti non è che abbia fatto una rincorsa di 20 metri, gli scopeti la piazzola è molto piccola. Chiaro, sono stato anche l'anno scorso, due anni fa, e ho fatto un filmato che ho pubblicato sulla pagina del ciao San Daniele, scusami tanto. Sì. E sono stato due anni fa. E ti conoscono le persone. Ah sì, che brutta cosa. Ma l'ho notato che mi conoscono. Sì. E perciò la piazzola è, se la attraversi da parte a parte, da cespuglio, cioè da albero a cespuglio, sono 3 metri. No, vabbè, sono 4 passi. Io sono totalmente allungati, sono d'accordo, cioè però... non c'è bisogno di avere anche con degli stivali da pesca o sta roba qua. Il salto comunque, poi soprattutto in quei momenti lì di concitazione, di fare velocemente. No, allora io, scusa Alessandro, io mi ricordo, perché questo tipo di vestiario per andare a pesca, quando mio papà mi portava sull'Arno, lui e i suoi amici a me mi lasciavano sui cucuzzolo, allora loro scendevano, non avevano tutta questa facilità di movimenti. Ora, a prescindere dalla corsa, era 1 metro, 2 metri, 3 metri, forse aveva ragione Daniele, era 3-4 metri, però secondo me lui era uno che calcolava che qualcosa sarebbe potuto andare male. Detto ciò, se uno scappa con un vestito del genere, poi non solo gli stivali, ma proprio tutto, diciamo, l'apparato, ti muovi male. Secondo me era vestito molto, secondo me era vestito molto più comodo.
Ma può essere, però poi dopo ci sarebbe anche da spiegare, cioè se lui faceva le mutilazioni non penso che usasse i suoi vestiti, perché secondo me comunque si di sangue si sporcava. Poi sì, è una teoria, comunque sì, anche lì del ragazzo, certo. Il fatto che lui, il ragazzo non sia riuscito a scappare, ricordiamoci anche che il ragazzo era comunque molto probabilmente molto più giovane del mostro, chiunque fosse. Però non è riuscito lo stesso. Sì, era un atleta lui. Anche tra l'altro, esatto, aveva esatto, vinto anche nelle gare di corsa. Esatto, però il mostro l'ha preso. Quindi vuol dire che comunque gli scoperti... era in una condizione un po' particolare. Esatto. Sì, paura che anche a piedi nudi credo che comunque correre lì non fosse una cosa così semplice. Ma poi gli scoperti è una carino. Cosa anomala, cioè nel senso sì. È l'unico duplice omicidio che non sì. È accaduto. Quando la coppia era in macchina, cioè sì, infatti, l'assassino e con la mezzaluna, a parte sì, però tieni conto che c'è da dire una cosa fondamentale: sì. Erano in tenda e non in macchina, esatto, pertanto esatto, i movimenti erano più ampi. In certo. Macchina, ragazzi, e non scappa. In macchina sei bloccato. Oh. Ma invece lì, soprattutto un ragazzo giovane come Jean-Michel sì. Cravicilli, sì, è la paura, sì. L'adrenalina. Certo. Teniamo certo. Conto dell'adrenalina che è fondamentale. Era anche ferito, però. Sì, sì, è ferito, ma pertanto hai una quantità di adrenalina nel sangue che ti sì. Fa amplificare le forze di fuga. Non te le fa diminuire, perché l'adrenalina quando c'è... Ti spinge molto e lì il mostro di Firenze è stato spiazzato, secondo me è stato anche urtato o addirittura ferito, secondo me. Poi un'altra cosa che volevo dire, ricordiamoci che probabilmente nella tenda il mostro aveva meno visualità rispetto alla macchina, quindi non riusciva a capire esattamente quello che succedeva all'interno, cosa che invece faceva quando le coppiette erano in macchina. Esatto. Di mostrare quel delitto, il ragazzo quasi è riuscito a scappare, perché io non essendo toscano non sono mai stato sul posto del delitto, ma più volte ho letto che se il ragazzo fosse nato dall'altra parte probabilmente si sarebbe salvato. Esatto. Quindi, non sì. È così semplice, perché se lui fosse scappato dalla parte opposta della tenda sì. C'era un piccolo dislivello sì, dove sì, c'era sì. Cespugli all'epoca, ora c'è stato un incendio almeno 2 anni fa, c'è stato un incendio per cui le piante non sì. C'erano più, o perlomeno erano molto meno, ma però sì. Quando andai io a fare le riprese per varie emittenti televisive ti sì. Posso assicurare che scappare dalla parte opposta sarebbe stato impossibile a causa delle piante e dei rovi sì. E se avesse provato si sarebbe trovato in mezzo ai cespugli e non so come poi sarebbe andato, cioè sarebbe andato a finire secondo me nella stessa maniera. Lui esatto, ha scelto la parte più facile, cioè quella dove c'era lo sterrato che però ti portava dopo. Allora, uscito, te hai presente la scena del delitto? Certo, sì, sì, oh, sì. Uscendo dalla tenda, dalla parte frontale, sì. Lui sì. Si sarebbe salvato andando subito a destra, cioè verso la discesa esatto, e verso sì. La strada, la però, strada che poi porta a San Casciano da un lato e agli Scopeti dall'altro. Però, andando a diritto persona... ti trovi sì. davanti il bosco, il cespuglio, pertanto da lì sì, però, che un piccolo cieco praticamente. Radice, però, sarebbe inciampato. Sarebbe inciampato, però avrebbe avuto più possibilità. Sicuro. Invece, andando di fronte, che avevi il bosco, il nulla, cioè te scappando dalla parte frontale della tenda eri esattamente davanti a una serie di cespugli per cui era impossibile scappare. L'unica era, ma però in quel momento non puoi essere lucido, uscire dalla tenda, svoltare immediatamente a destra e scendere in discesa. Però questo ti fa capire quanto tenda ragazzo fosse, perché la tenda comunque... la tenda allora golf tenda, va bene? Sì. Sono Luca, sì. Luca, l'apertura della tenda è esattamente davanti al bosco. Esatto. Va bene? Che se scendi a giù destra c'è il lavatoio. C'è la discesa esatto. Che porta verso la strada.
quella era l'unica via di fuga. Ah, oh, no, ho capito. Cioè, no, se capito? Te guardi la allora, tenda... Aspetta, scusa, posso... Certo, allora, sì. La tenda è leggermente è inclinata dietro, è inclinata. La parte posteriore, per intendersi, è sulla parte posteriore c'è l'auto, sulla parte anteriore no. È dove c'è il taglio. Assolutamente no. La tenda era messa così. Allora, se mettiamo la tenda... No, appunto, per capire okay. Perché... Facciamo i rilievi della polizia dell'epoca. Taglio posteriore, quello era sul bosco, dove c'era un piccolo, c'è bosco, un boschetto, un piccolo dislivello di circa 5-6 metri e poi c'era la strada. Frontale hai lo spiazzo, cioè proprio la piazzola, e poi il bosco, cespugli e alberi. Sulla tua sinistra della tenda c'hai la golf parcheggiata, a sì. Destra c'è... La discesa che porta sulla strada, che porta scendendo da lì e sbucando sulla strada, a destra a San Casciano, a sinistra a Scopeti. Questo è il quadro, cioè, esatto. Uscendo dalla tenda trovi subito a destra, cioè, di fronte c'è il bosco. Se a destra, te uscivi dalla tenda e svoltavi subito a destra, andavi sullo sterrato in direzione della strada e ti trovavi sull'asfalto, dove a destra vai in salita a San Casciano e a sinistra in discesa agli Scopeti, al ponte degli Scopeti. Questa è l'immagine esatta. Poi c'è, possiamo vedere anche delle immagini su in rete, no? Sì, no, quelle sono molto chiare, però io purtroppo ci ho fatto le riprese dopo l'omicidio e pertanto lo conosco molto bene, purtroppo. Bene. Vai Luca, vai. No, allora io ho sempre sentito dire che lui fugge in direzione dell'auto comunque. No, non va a sinistra, lui va a diritto. E a diritto ma c'è anche un'impronta di sangue sul montante dell'auto. Aspetta Daniele, ti sì, sbaglio, quello è stato trovato a destra della tenda. Lui è andato a destra e poi ha cominciato ad andare a sinistra. Allora aspetta un secondino, secondo me, però qui poi lo vedremo perché ripeto sono un po' confuso. Secondo me... La tenda sulla parte anteriore dove c'è la zanzariera c'è un tirante che è legato su quell'albero che nei rilievi della scientifica è segnato come un non cipresso, come un. Quindi lui quando esce dalla tenda c'ha un tirante che lo intraccia e c'ha l'albero di fronte. Sì. Quindi o va a sinistra o va a destra. Io la vedo, poi magari mi sbaglio, vi dico però. Però lui va verso l'auto e lascia un'impronta di sangue sul montante dell'auto, questo sicuro. Va a sinistra. Vabbè, destra, sinistra, io pensavo, magari sbaglio io sulla posizione dell'ingresso, ma che vada sull'auto, questo è un dato di fatto. Eccola qua. Allora, la tenda è questa. Sì, ma scusami. Sì. La macchina è sulla sinistra, perché ora qua non è montata, aspetta, eccola qua. No. Qui dietro c'è il taglio, qui c'è il taglio. Qua c'è l'apertura, ok? A sinistra c'è la macchina, dietro c'ha il dislivello. Ho capito dove. E davanti c'ha il bosco. Lui è stato trovato di qua, dalla parte. Lui sì, ma lui scappare di qua. Ho capito. A sinistra, verso la macchina. Poi non sia per quale motivo, anche perché la cosa ma più ecco, questo volevo dire. La cosa più logica era qua. Ma ecco, questo che volevo dire come impressione, al di là di sinistra, destra, che ora sono un po', secondo me, ma lasciamo perdere, però che lui scappi verso l'auto è testimoniato dal sangue che lui ha lasciato sul montante dello sportello. Siamo sicuri che il sangue sì, era suo? Però, dice, però, l'unico che è uscito dalla tenda, poteva essere del mostro, però questo, allora diciamo così, c'è del sangue sull'auto, okay. Però perché il mostro sia andato fino all'auto a lasciarci del sangue, mentre invece il ragazzo sembra abbia fatto un giro largo. Perché è probabile, come ti ripeto, che il ragazzo uscendo dalla tenda terrorizzato abbia preso in pieno il mostro di Firenze. È possibile. E l'abbia ferito. È possibile, perché certo. È stata una botta talmente violenta, sì, per sì. Cui quel sangue lì, io spero ce l'abbia ancora il DNA, ma non ci credo. Non credo. Ci sta che sia del mostro di Firenze e non di Jean-Michel. Però ecco, quello che volevo dire, tante volte si dice scappato allora, verso l'auto, ma l'auto dicendo, aveva una logica. Mi stanno dicendo che perché il bronzo sta è come quando ti trovi col cane che ti attacca con la bicicletta e te metti l'ostacolo fra te e il pericolo. Quindi lui sapeva di avere un appoggio, un ostacolo
da poter frapporre fra lui e chi lo inseguiva, sì, che era l'auto. Ecco. Ma io in realtà sapevo anch'io come sto dicendo Daniele. Allora io farei una cosa, no, però se lui c'era, ma io posso sta zitto, quindi no, foto, ma per l'amor di Dio, no? Ci sono le foto e le mie riprese in BBU, assolutamente, no, 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 no. Allora io direi di fare una cosa. Alessandro, ci sei ancora? Sì. Vabbè, sì, sì. E se hai altro da dire dillo in maniera breve, perché vorrei che Federico Puleri, che ci sta ascoltando, chiamasse, sì, e dicesse qual è la sua versione, perché mi sarebbe sentito, okay, va bene? Sì, no, io volevo dire una cosa sul ancora sul 78, visto che è il tema principale della serata. Pronto? Sì, sì, stiamo ascoltando. Sì, sì. Ecco, sì, sì, no, che premetto che io sono sempre stato abbastanza dell'idea per il killer solitario che non conosceva la coppia, anche se ultimamente... Stacca la tele, abbastanza... stacca il telefono. No, dai. Sto abbastanza... giocando, Alessandro, su, dai. Certo, 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 ho abbastanza cambiato idea e sono piuttosto concorde con voi. No, io volevo chiedervi a voi, quello che a me mi ha sempre fatto pensare che l'assassino non conoscesse la coppia è proprio il fatto di Natalino. Cioè, ah, voglio dire, se Natalino è stato portato, quindi presumibilmente è una persona che conosceva, giusto, la casa del defedice. Allora io vi faccio una domanda, come fai, come facevano a fidarsi che il bambino non parlasse, non dicesse chi l'aveva portato? Ecco, questa è una cosa che secondo me era molto pericolosa. Capite cosa voglio dire? Se si fosse trattato di un killer estraneo a quella cerchia, il rischio sarebbe stato altissimo. Va da sé. Ma io sto dicendo, se il bambino conosceva chi lo aveva portato dal De Felice, appunto, poteva anche dire che era stato lui a portarlo. Capisci cosa voglio dire? Ma l'ha detto. L'ha detto. L'ha detto. E poi c'è da dire anche il nome di chi ha sparato. Esatto. Sì. C'è da dire anche un'altra cosa, che era buio totale quella sera, perché il cielo era coperto dalle nuvole e la luna era, mi sembra, l'ultimo quarto. Quindi il buio era totale e Natalina a un certo punto dice una cosa che non so chi gliela possa aver messa in mente di dire. Cioè dice: sono stato lasciato prima di arrivare alla casa, sono stato lasciato al ponticino, all'altezza di un ponticino. Ora quel ponticino è in una zona completamente buia. Quindi questa voce, tra virgolette, amica, potrebbe, e consolatoria per lui, potrebbe essere qualsiasi persona che, per non farsi chiaramente riconoscere da Natalino, andando fin sotto casa De Felice, dove c'era un faro pubblico acceso, l'avesse lasciato appunto in quella, in quel punto, dicendo a Natalino di correre verso la luce, che da quel punto era visibilissima ed era anche molto vicina. Ma quanto era a distanza di meno? Questo non... un chilometro e otto dalla macchina. No, da dove è stato lasciato? Il ponticino. 150-200 metri. Sì, pochissimo. Pertanto è vicino. Non di più. Poco. Quindi Danny Natalino poteva tranquillamente correre anche senza scarpe, perché avrebbe dovuto fare comunque un tratto molto breve, per arrivare alla luce del faro di fronte a lui, che da quel punto è visibilissima, e senza sbagliarsi, senza inciampare, perché via via, chiaramente avvicinandosi alla luce, avrebbe avuto anche lui più luce sul suo cammino, anzi sulla sua corsa. Che è poi quello che riferisce anche da adulto, anche nell'intervista recente. Lui dice: ho visto mi sono messo a correre verso questa luce che ho visto prima e mi sono messo a correre. Chiaramente un conto è interpretarla dalla macchina e un conto è interpretarla invece tranquillamente da stare sul tema un secondo di quello che ha detto lui e quello che ho cercato di dire, lo vorrei ripetere. Natalino hai detto giustamente, dice: ma lui avrebbe potuto dire, ma lui dice due cose. E dice che a un certo punto, però credo che abbia cambiato versione. Sì, sì, no, ma aspetta, chiaro. Sì. Allora, lui fra le tante cose dice che il padre l'ha accompagnato, ma non ci basiamo solo su quello che dice Natalino. Ragazzi, pubblicità. C'è la pubblicità, mi spiace. Ok, attendi in linea, Alessandro.
Va bene, va vai, bene. Rimani in linea, vai. Ok, rimani in linea, vai. Certo, certo. Oh, buonasera, siamo tornati. Ho visto che ci ascoltano anche dagli Stati Uniti, in diverse parti. Poi mi guardi se ci ascoltano da quel posto che ti ho chiesto, per favore. Va bene, Alessandro, ci sei? Sì, sì. Bene, ecco, continua il discorso con Luca. No, allora, sì, scusate per l'interruzione. Una cosa, perché mi sembrava importante il punto che dice, sì, Alessandro. Allora, quello che volevo dire è che Natalino, effettivamente, quel timore che tu hai espresso, effettivamente lo ha estrinsecato, perché fra le... lui poi di fatto non dice più niente, però dice sicuramente che il padre lo ha accompagnato, ma non ci basiamo solo su quello che dice Natalino, ci basiamo anche su alcuni aspetti logici che sono venuti fuori. E un'altra cosa, dice, fa il nome di chi avrebbe sparato secondo lui, fa un nome, va bene? Lo possiamo anche dire forse, perché, vabbè, comunque lasciamo perdere, fa un nome. Se è negli atti c'è. Perciò che dire. Natalino citi lo zio sì, se c'è negli atti, possiamo dire, è negli atti, ma ecco, tanto ve lo dico ora, perché allora c'è però da dire una cosa, dice ha fatto tanti nomi, ma che questo nome fatto susciti un vespaio nella famiglia, questo è un dato di fatto, perché poi si ricorderà appunto, come si dice adesso, il biglietto riferimento di Natale riguardo lo zio Pieto, che avesti fatto il nome dopo scontata la pena, come risulta da perizia ballistica. Dei esame colpi ballistica sparati, quel biglietto sta a esorcizzare, a cercare di neutralizzare qualcun nome che il bimbo ha fatto. Quindi il bimbo, la domanda è, ma il bimbo non poteva fare, secondo me, poi per l'amor di Dio, secondo me l'ha fatto il nome, tanto che sì, qualcuno si preoccupa al punto tale da dire, oh, tiriamo fuori un altro nome, perché allora cosa si inventano secondo Rotella? Rotella dice che quello zio Pietro, loro si stanno riferendo allo zio Pietro, Pietrino Locci, stanno cercando di incolpare il fratello di Barbara. Quindi è un depistaggio vero e proprio, anche perché Natalino, se non era un depistaggio, ci scriveva una riga sola, di quello che sai. Esatto. Ecco. Mentre Natalino si riferiva invece a Piero. Ma a chi si riferiva Natalino? Lo dice Natalino, allo zio di Scandicci, che lavora di notte, il babbo della Daniela. Sì, quindi si capisce. Però devo cercare, esatto, in qualche maniera di neutralizzare, di dire, come si fa? Si dice che Natalino si è sbagliato, voleva dire lo zio Pietro Locci, dice sì, ma come fa a dirlo se te hai detto che non eri sul luogo del delitto? No, io ho detto avrei fatto il nome, perché non l'ha fatto prima? Se te l'hai visto, perché non l'ha fatto? Vabbè, allora digli che te l'avresti fatto dopo scontata la pena, va bene. Dice, ma potrebbe aver sparato lui lo stesso, magari avevate due pistole. No, perché la perizia balistica di Zuntini dice la pistola è una sola, quindi non chi ha sparato, che è Pietro Locci, l'altro zio non può aver sparato, perché o spara uno o spara l'altro, non ci sono due pistole, c'è una sola, e questo lo dice la perizia balistica. Come risulta dai colpi sparati che dice la perizia balistica. Esatto, quindi questo è il senso, almeno secondo Rotella, di quel biglietto. Quindi Natalino effettivamente ha destato preoccupazione, ecco, tutto qui, poi ognuno ha le sue interpretazioni. Qui ci fondiamo sulle carte, no? Su quelle assolutamente. Sulle carte, poi i discorsi di fantasia sono ben altri. Ah, beh, certo. Quindi se vogliamo. Alessandro, ci sei? Sì, sì, no, vi stavo ascoltando, no, però io volevo dire, no, condivido quello che avete detto, però io proprio recentemente ho ascoltato un'intervista di Natalino dove diceva che lui si è svegliato dopo i colpi e non ha visto nessuno sparare, che è uscito da solo dalla macchina, e che diceva di aver visto, di aver camminato, di aver visto una luce e di essere arrivato poi lì da solo alla casa, ecco. Poi so che lui ha cambiato varie versioni negli anni, quindi, però volevo dire che anche recentemente credo che l'accusazione sia stata questa, ecco, non abbia parlato di aver visto persone sparare o persone che conosceva. E poi lui si riferiva al fatto che ha visto la luce da 100 metri e si è avvicinato, forse quello è... Però il fatto che qualcuno l'ha portato se lo deve ricordare per forza. Secondo me lui non ha detto tutta la verità, insomma, secondo me... Io penso che può essere che abbia rimosso con il tempo parte di quello che è successo quella sera, si ricordi magari della luce che in realtà era a 100 metri, lui magari se la immaginava molto più lontana. Può darsi che invece si ricordi e
gli faccia comodo dopo 51 anni lasciarsi tutto alle spalle, non avere rotture di scatole, far credere quindi automaticamente che il killer di sua madre è stato un estraneo al suo parentado e a tutte le persone che gravitavano intorno ad esso. Anche perché se si mettesse adesso ad accusare a destra e a manca quelli che magari accusò all'epoca, ci sono comunque i parenti in vita che non abitano tanto lontano da lui. Quindi chiaro, cosa c'è di meglio per lui dire facciamoci i fatti propri, non ricordo, e anche se ricordo non voglio ricordare, ormai tanto appunto è una storia che mi voglio lasciare alle spalle, non voglio fastidi, e automaticamente dà adito a far credere che comunque il killer fosse un estraneo. Così. Appunto è questo che volevo dire. Infatti, ci sono varie interpretazioni a questa reticenza, chiamiamola così, di Nasalino? O questa, questa... Diciamo, Nasalino ha avuto dei grossi problemi, certo, fin da piccolo. Ovviamente. Con quello che è accaduto, è tossicodipendente, è stato in comunità di recupero, ne è uscito, esatto, ne è rientrato, gli hanno fatto tutti i colori. Se ha anche qualche problemino o qualche dimenticanza, direi che è abbastanza ovvio. Sì, certo, senza... Poi, insomma, mettiamoci nei suoi panni. Sì. Allora, volevo chiedervi un'altra cosa. Se non ricordo male, il delitto è avvenuto verso la mezzanotte, giusto? Più o meno. Poco dopo la mezzanotte, perché dalla fine del film, tempo di prendere la macchina, sì, e mettere il bambino in macchina, che era già mezzo addormentato, tant'è che lo vedono in braccio alla madre. E metterlo in macchina passano circa 10 minuti, magari andando piano, sperando che il bambino si addormenti sul sedile posteriore, diciamo 10 minuti, comunque, un quarto d'ora. Mi pare che il delitto è avvenuto abbastanza rapidamente quando loro sono arrivati sul posto, ecco, non è passato molto tempo da quando sono andati via dal cinema al momento del delitto, giusto? E questo è normale, che comunque sono stati seguiti dal cinema, quindi non poteva passare chissà quanto tempo. Però sto dicendo, mi sembra che il bambino sia arrivato a casa del deferito verso le 2 di notte, giusto? Alle 2 in punto. Alle 2 in punto, sì. Quindi in quelle 2 ore che è successo? Quindi è stato portato, gli altri del gruppo presente sul delitto che hanno fatto, se ne sono andati, ecco. È un po', secondo me, complicato da capire questo. Anche perché 2 ore mi sembrano abbastanza tante per fare quel tragitto. Voi l'avete fatto, l'avete visto dal vivo, io non ci sono mai stato, vivendo lontano, quindi non ho ben idea. So che mi avete spiegato che è un tratto di strada che è molto improbabile che un bambino possa percorrere a piedi da solo, da quello che mi avete detto. Ma secondo noi è praticamente impossibile, almeno secondo me. Sì, sì. E poi non sono comunque 2 ore, sarà stato 1 ora e 20, come dicevamo con Davide prima, però non cambia granché questo, è comunque un lasso di tempo, insomma, piuttosto lungo, ecco. Noi il tragitto l'abbiamo fatto in molto meno, sì, ma noi in 35 minuti, appunto, dico, mi sembra tanto le 2 ore passate per un adulto, ecco, questo però, volevo, ecco, dire, c'è da considerare, sì. Pronto, si sente, sì. Sì, io vi sento. Sì. No, io scusami Giampaolo, ora ti passo parola. Io dico 2 ore dal momento in cui sparano, arrivare là, mi sembra esagerato, 2 ore, cioè non è che uno cerca di allontanarsi il prima possibile, 2 ore mi sembra. È proprio cioè, questo mi sembra che una fantasia. Mi sembra molto pericoloso poi stare su quel posto. Ma uno ammazza se fa un omicidio, io credo, perché io non ammazzo nessuno. Però io per adesso come si fa? L'esperienza di vita, però gli orari non sono così facili da determinare. No. E comunque il bambino dormiva, quindi tu lo devi fare addormentare. Lui ricorda di essere passato dal cimitero, esatto, quindi mentre stavano andando lui era sveglio, esatto. Questo non c'è dubbio, sì. Fino al cimitero era sveglio, da quel momento in poi siccome tu fai i comodi tuoi, magari la mamma chiacchiera con lo zio e poi guardano, e si è addormentato, ancora no. Sai, come fai a dire 2 ore? Esatto. Posso essere anche, se il bambino ci ha messo un'ora ad addormentarsi, è un'ora.
Quindi, anche perché per fare comodi suoi hanno aspettato il bambino dormisse. Insomma, il bambino dormiva, cioè, sicuro. Insomma. Almeno speriamo. Ah, non è detto, in effetti. Anche perché il sedile di Lobianco era reclinato e praticamente gli stava addosso. Addosso, insomma, sì, sì, sui, allora, sulla, all'altezza dei piedi. Parlavo solo di ipotizzare 2 ore dal momento, perché anche... È il tempo massimo. È il tempo massimo, ma rimane il fatto che anche se siamo lontani circa 1,5 chilometri, quanta è la distanza? 1,8. Siamo sempre... nei pressi del delitto, quindi secondo me dopo 2 ore chi ha commesso l'omicidio è bello in un'altra regione, minimo, cioè nel senso. Ma poi infatti, un'altra cosa, se bene Natalino non abbia detto niente in proposito, ma se io fossi stato il padre, sapendo che poi devo tornare per esempio a casa a piedi e che mi ci vuole a me 50 minuti perché il conto l'ho fatto, prendi Natalino, lo porti, lo lasci al ponte e poi tu gli dici, se fossi stato io il babbo, allora Natalino te conta 3 volte fino a 100 e poi va a suonare qui il campanello. Poi io figlio, me ne vado. Natalino ha contato fino a 6 volte fino a 100 e poi andava. Come si fa? Cioè, possono succedere tante cose per cui effettivamente quei tempi non sono facilmente... Di fatto è accaduto, perché alle 2 Natalino suona, però, e all'ora X loro escono. Chiunque sia stata a uccidere... C'è un elemento però che dobbiamo prendere in considerazione. Noi abbiamo fatto la strada... la strada fatta, costruita, assolutamente, certo. al tempo del duplice omicidio la strada era in costruzione e presentava dei grossi cumuli di pietrisco che avrebbero poi rappresentato il massetto della strada che dovevano essere a quanto si è capito dovevano essere aggirati. Quindi il percorso non era lineare come si presenta oggi, il percorso era più accidentato, quindi sicuramente ci sarebbe voluto più tempo per percorrerlo. Bene, io nel frattempo, mi senti Alessandro? Sì, nel frattempo io licenzierei anche te, se non hai altro da dire, perché tanto se ti dico hai altro da dire, te dici sì. E quindi, no vabbè, volevo continuare la discussione. No, va bene, allora vi saluto, continuerò a seguirvi alla radio. Ciao Alessandro. Ciao, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Tieni pronto perché ci va a fare un'altra puntata che sta andando molto bene con le zodie, sai. Certo. Bene, buona serata a tutti, grazie. Saluta. Ciao Ale. Saluta. Ciao, buona serata. Ciao. Allora, torniamo al discorso. Allora, innanzitutto bisogna dire a Giampaolo che hai circa 10 minuti che poi c'è la pubblicità. E ricordo a tutti che c'è la pubblicità e poi ci sarà l'ultima mezz'ora della trasmissione. Allora, Giampaolo prima aveva abbozzato, io poi come sempre l'ho interrotto e chiedo scusa, e diciamo una serie di motivazioni per cui Stefano Mele era lì. Sì, riprendendo appunto il discorso su Stefano Mele, sulla presenza di Stefano Mele sul luogo del delitto, direi che sia il caso di elencare brevemente i punti che non solo hanno convinto noi, ma al tempo, nel 1970, convinsero anche i giudici al processo a Stefano Mele sulla sua presenza e quindi sulla sua condanna. 16 anni in primo grado, ribassati a 14 in appello. Allora, innanzitutto la presenza di Stefano Mele dobbiamo dire che si basa sul test della paraffina sulla mano di Stefano Mele. Questo, anche se è un elemento diciamo che potrebbe prestarsi a contestazioni, però è un dato di fatto. L'esito del test della paraffina. Un altro punto è il... quando lui afferma, Stefano Mele afferma che Salvatore Vinci gli avrebbe dato una pistola, dicendogli guarda, io ho questa piccola arma, ci sono 8 colpi. 8 colpi che per l'appunto potrebbero tranquillamente corrispondere ai colpi presenti in un caricatore di un modello 71-72 della serie 70 della Beretta. Anche questo è un dato di fatto perché poi dalla perizia di Zuntini e dall'autopsia si scoprì che appunto furono sparati 7-8 colpi, comunque 8 colpi, 8 di sicuro mi stanno dicendo.
Un altro punto che convinse i giudici e convince anche noi è quando Stefano Mele, durante la ricostruzione del delitto, in presenza dei carabinieri sul posto, urta la leva dell'indicatore di direzione e esclama davanti a tutti: ecco, questo è successo anche la sera del delitto. Tant'è che appunto l'indicatore di direzione, la freccia, fu trovata accesa. Un altro punto è, secondo me, estremamente importante. Interrompo di nuovo perché io ti voglio fare una piccola contestazione a pro tuo. Allora, tanti dicono: il fatto di... È questo qui devo parlare, sì, stasera non si capisce a quale microfono dobbiamo parlare. Il fatto che... C'è tanti microfoni. Me ne passo meno. Che avesse detto alcune cose riguardo alla scena del delitto, la maggior parte delle persone, quando mi contestano proprio la presenza del Mele, mi dicono: per forza è stato indotto. Sì, ma su che base? Sì, vabbè, ma la base non c'è. Può provare il mio? Cioè, le teorie meno male sono dura celle. Le teorie complottiste, cioè, internet è pieno di persone che affermano teorie complottiste in tutti i campi dello scibile umano. Ovunque. Quindi che contestino anche le dichiarazioni messe a verbale dai carabinieri non mi sorprende, però tant'è che noi dobbiamo prendere in considerazione questi verbali, perché se no di cosa si parla? Però allora facciamo finta che sia stato indotto. Secondo te può essere stato indotto su tutto? Ma uno può anche affermare che il Mele fosse stato indotto, fu indotto, però lo deve affermare sulla base di qualche elemento. Ma noi sulla base di qualche elemento non possiamo... sulla base di una propria convinzione fantasiosa. Noi possiamo affermare con certezza. Ma c'è dei punti che sa solo Stefano e che Carabinieri non li sa. Io voglio farti arrivare là. A maggior ragione in questo caso. io quello vorrei dirgli. No, io voglio farti arrivare. Si esprima. Sì, no, il discorso non lo fa come gli altri, gli otto colpi sparati quando il Mele appunto afferma il Salvatore Vinci mi ha dato la pistola e mi ha detto c'erano otto colpi. Gli otto colpi, in quel momento in cui afferma, in cui fa questa affermazione, non poteva saperli nessuno, neanche gli inquirenti, perché vengono fuori soltanto dall'autopsia successivamente. Quindi come faceva a saperlo? Perché era lì. Come facevano a saperlo gli inquirenti? Non potevano saperlo in quel momento in cui lui fa questa affermazione. Quindi per cui non può essere stato indotto. Quindi, ma ti fermo. Quando qualcuno avrà ascoltato questa, diciamo, tua dichiarazione, che poi c'è sui rapporti Torrisi. Sì, sono tutte cose a verbale. Sì, tutto a verbale. Non mi invento nulla. Qualcuno dirà: vabbè, il rapporto Torrisi sono tutte cazzate. Ma ognuno giustamente può affermare quello che desidera. No, certo, anche però se si vuole fare un discorso di una qualche serietà all'affermazione, devono seguire degli elementi oggettivi. Perché se no si parla di fantasia. È legittimo parlare di fantasia, ma non si avanza di un centimetro nella ricerca della verità. Vabbè, certo, se ci basiamo sulla fantasia, che bella questa frase, tanto rimane registrata, la useremo come sigla, Daniele? Potrebbe essere usata contro di me. Oh, è arrivato il Puleri. È arrivato il Puleri. Buonasera. Allora, ora facciamo parlare finito. Giampaolo ha circa 3 minuti per il momento, poi ti saluta Federico. Dicevo, un elemento importantissimo è quello della scarpa che si sfila dal piede sinistro dello bianco. Il Stefano Mele nella ricostruzione del delitto afferma: quando ho risistemato i cadaveri, risistemandoli si è sfilata la scarpa dal piede sinistro dello bianco
e quindi ho risistemato il cadavere dello bianco al posto accanto al guidatore, al posto di cosa che succede. Cosa succede? Quando arrivano i carabinieri, subito dopo l'accompagnamento da parte di Natalino, cosa succede? Il carabiniere apre lo sportello lato guidatore e la scarpa cade, perché appunto era rimasta appoggiata allo sportello della parte interna. Anche questo elemento poteva saperlo solo chi era presente in quel momento sulla scena del crimine. Hai altro da dire? Perché se no lancerei la pubblicità, che dici, ce la facciamo? Due minuti ancora. Beh, sì. Allora, intanto salutiamo Federico che ci è venuto a trovare. Buonasera a tutti, non era mia intenzione interrompere, sono entrato così prepotentemente. Sì, nell'indagine. Beh, ora devo un po' entrare nel filo del discorso, comunque... Spiegaci della tenda, visto che dicevi che non era esatto. No, appunto, dicevo, ho visto la foto da quel che mi è... parte, stavo ascoltando un po' distrattamente perché stavo uscendo dall'ufficio, mi sembra di aver capito che dicevi l'entrata della tenda fosse lato... Frontale. Frontale cosa si intende? Cioè, se te guardi la scena, sì, va bene, il lato posteriore era sulla scarpata. Esatto. Esatto. Ok, ora mi torna. Sì, sì. Mentre la cerniera lampo dava su quella parte di vegetazione che porta al lavatoio, un piccolo spiazzo di 2,5 metri circa, e davanti c'erano cespugli. Sì. A sinistra la macchina, a destra la discesa verso la strada. E la direzione che se lui andava dritto andava a finire il lavatoio. C'è un lavatoio. Sì, vabbè, però c'era cespugli, non ci sarebbe mai arrivato. No, vabbè, era solo per capire. L'unica sua via di fuga, tornando a prima, era andare a destra e scendere in discesa. In discesa arrivavi sulla strada asfaltata. Era quella l'unica via di fuga che aveva. A sinistra andava a finire nel bosco. Bene, quindi è stato anche risolto questo mistero, quindi Federico ci dà ragione. Sono le 23:15, noi lanciamo... La pubblicità, ma aspettiamo per l'ultima mezz'ora della trasmissione. Abbiamo 8 secondi, te sei in anticipo. Ah, vabbè. 1, 2, 3, quanto siamo arrivati? Vai, pubblicità. Ho visto che abbiamo un sacco di ascolti in Stati Uniti. Io saluto la persona che mi sta ascoltando a Cecina, tanto probabilmente so chi è. Allora, come detto prima, è arrivato il nostro amico Puleri che ci ha fatto sorpresa, non tanto perché mi ha chiesto la posizione, quindi lo sapevo che arrivava, però per noi è stata una sorpresa perché non ce l'aspettavamo, anzi io pensavo non venisse. Allora, hanno discusso un po' sul discorso della tenda, avete risolto? C'è dei pareri più o meno sì. Più o meno non vuol dire sì, quindi più o meno sì. Allora, io c'era Giampaolo, volevo continuare a dire anche un'altra cosa riguardo alla presenza di me, prego. No, Dio, certo, non era mia finito lì, vai. No, no, c'ha 30-40 punti, noi ringraziamo Fulvio Bergamo per aver fatto, per aver stilato questo documento. No, tenevo, si sente? Cambiato microfono. Aia, no, adesso c'ha batteria andata. Ecco. Ecco, questo si sente, sì. No, ci tenevo a sottolineare anche un altro punto che evidenzia appunto la conoscenza di Stefano Mele del luogo del delitto. Infatti durante la ricostruzione, quando con i carabinieri lui si ferma all'altezza del cimitero di Signa, prosegue a piedi e lo fa andando avanti ai carabinieri, cioè i carabinieri lo fanno camminare davanti a loro per vedere come si comporta. Per quanto riguarda le indicazioni in macchina, lui non è molto molto chiaro, non è molto preciso e fa alcuni errori nell'indicare ai carabinieri la strada quando loro percorrono in macchina. Quando invece loro si fermano appunto al cimitero di Signa, lo fanno andare avanti e lui abbastanza agevolmente trova la strada laterale, la strada interpoderale laterale in cui poi era parcata precedentemente la Giulietta dello Bianco,
e arriva, fa la strada e arriva esattamente, fa più o meno il numero di metri identico a quella, appunto al punto dove era parcata la macchina. Per cui dimostra una conoscenza nel momento in cui è a piedi che non poteva avere assolutamente chi non era presente sul luogo del delitto al momento appunto dei fatti. Chi non guidava semmai, forse perché non guidava non era a maggior ragione, perché siccome non aveva la patente, conseguentemente non aveva la macchina, e sicuramente se fosse stato accompagnato in macchina non avrebbe guidato, non aveva quella dimestichezza delle strade che si conveniva. Però nel momento in cui è stato lasciato a piedi ha raggiunto tranquillamente il luogo dove era parcheggiata l'automobile. Bene, io intanto vedo che Nicola c'è un sonno portavia. No, e Federico voleva aggiungere qualcosa, non hai detto niente. No, poi parli anche te, non preoccuparti. Beh, ora subentrare così nel mezzo di un discorso così complesso non è semplice. Ignoro i punti dibattuti precedentemente, ma posso asserire con certezza che quanto detto dai ragazzi mi trova sicuramente d'accordo, in quanto noi dibattiamo quotidianamente sulle varie questioni inerenti non soltanto il 68 ma anche in generale. Esatto, in generale siamo sempre abbastanza concordi, c'è una certa linearità nella nostra idea. Infatti ormai abbiamo coniato questo termine, il team, il nostro team, un po' insomma andiamo in una certa direzione. Certo. Mi sono perso la trasmissione, quindi non so che cosa abbiate discusso, però sono certo che non ho niente da aggiungere così subentrando chiaramente. Più che altro sulla presenza di Stefano Mele al delitto di Signa 68. Beh, sì, si parlava su alcuni indizi e prove. Noi dicevamo prima, anche Davide ha detto, non so se ancora si ascolta, prove non ce n'è, diceva conto Pacciani. Almeno neanche ha voglia di dire sì, hanno parlato i testimoni. Io, come sapete, ho litigato anche con Greg Calvino, lo dico perché tanto lo so che ci sta ascoltando, ecco. Il quale ha detto, dice sì, ma loro l'hanno visto. Beh, l'hanno visto la domenica sera, ragazzi, ma la scienza è scienza. Hanno fatto l'esame delle larve, è appurato che non è successo la domenica. Poi gli scontrini, il lavoro di Flanz, l'avvocato a mio avviso infatti hanno fatto un lavoro veramente molto molto interessante e molto bello. Ragazzi, questi sono morti il lunedì, sabato, mi dite come cavolo hanno fatto a dire che la domenica sera erano lì. Il fatto che Pacciani e comunque qualcuno dei compagni di merende possa essere stato avvistato sulla piazzola la domenica sera non è impossibile. No, io sto parlando del testimone oculare. Parliamo di Guardoni, questi erano, io parlo a giro di presenza dappertutto, in relazione a dei riscontri, certo, oggettivi, esatto, che ci sono. Quindi, come puoi dirmi che te hai parcheggiato a Baccaiano sulla strada? No, vabbè, insomma, ragazzi, no, ma veramente, no, ma se vogliamo dare adito, esatto, due macchine, non una, due sulla strada. Chi c'è stato? Non l'ha vista nessuno, solo i testimoni oculari che sono più attendibili dell'ente uomo. Dice su Baccaiano, esatto, penso che siano patenti, manifesti, quindi è anche inutile, no, addentrarsi, si apre una voragine se si comincia a parlare di Baccaiano. Anche perché parliamo, questo è... soprattutto nell'85, si parla di un momento in cui l'allarme era massima, cioè a me mi hanno fermato a Firenze Sud piena psicosi perché avevo la mia povera 131 rosso Bordeaux. Sì, sì, sì. Tornavo da RV38, all'epoca lavoravo laggiù, uscì a Firenze Sud, non ho fatto un metro io, palettato, venga qua, sì, chi è lei? Perciò l'allarme era massima, ora andare addirittura con due macchine su un posto. Poi a Scopeti, attenzione, la coppia era stata allertata, perciò i carabinieri sapevano che erano lì, cioè il rischio era altissimo. Assolutamente. Quindi dicevamo che la presenza di Pacciani e Vani non è da escludersi la domenica sera a Scopeti, proprio in quanto insomma è risaputo che fossero due guardoni frequentatori di quella piazzola. Per giunta ci sono dei riscontri che possono essere, voglio dire,
voglio dire confutabili, però si può presupporre che loro fossero lì. Il ma lo fatto... stesso Lotti c'era stato a far sesso con la Ghiribelli, eh? Sì. Sì, questo sì. Quindi li frequentava quei posti lì. I posti li conoscevano. A processo vengono fuori delle testimonianze anche come, come Giogoli, mi sembra, no? Quindi che viene visto, solo che cambia a livello cronologico, quindi potrebbe essere stato visto successivamente. Infatti la testimonianza, se non erro, vede una persona di spalle simile al Pacciani che fruga dentro il furgone. Quindi, non è neanche da escludersi che poi effettivamente Lotti e Pucci possano aver visto Pacciani e Vanni armeggiare sulla piazzola e possono anche essere stati allontanati in malo modo. Questo si parla di 1985. Siccome poi Lotti e Pucci vanno a deporre dopo quasi 10 anni, è anche possibile che in questo lasso di tempo, dato che insomma non erano proprio due Einstein, si possano essere convinti effettivamente coloro che hanno visto sulla piazzola poi effettivamente fossero gli autori del, sì, dei delitti, perché poi in questi 9 anni mi sembra che poi la deposizione di Lotti sia nel 94 comunque riporta tutti i dati che erano già ben noti a tutti, acquisibili da, da giornali, dalla stampa, quindi non è che abbiano adotto un gran contributo in, lo possono aver letto senso, semplicemente non hanno portato niente di nuovo, ecco. Anzi, ha aggiustato il tiro volta a volta nelle varie deposizioni. Ecco, è una vicenda sicuramente molto controversa. Ora forse invece dobbiamo fare una puntata a parte. Comunque il filo che collega tutto è sempre la solita buona calibro 22, che io dico sempre non ha mai cambiato di mano. Prego. Dica. Anche secondo me. No, no, io dicevo semplicemente che sono totalmente nel modo più certo che anche secondo me la pistola non ha mai cambiato mano. Per me, quella sera è stato il mostro di Firenze, poi si è evoluto, non si è evoluto, eccetera, eccetera. Perché se uno mi viene a raccontare che quella pistola è stata data, io lo so, io ce l'ho ora perché mi girano le scatole quando sento queste cose, quella pistola è stata regalata a Pacciani, sta dicendo una grossa stupidaggine, perché sappiamo benissimo che se una pistola ammazza le persone, minimo la distrugge, che fai, la regali? Io regala insieme, attenzione, a doppio munizionamento, doppio munizionamento, esatto, due scatole, cioè ragazzi di estrema rilevanza, perché, esatto, perché sono passa proiettili la pistola, che sono stati sparati gli stessi proiettili, e la pistola continua a vivere di vita propria continuando a perpetrare lo stesso tipo di essere... omicidio. No. Allora, il discorso è questo. Attenzione, non può essere discorso. Stato un serial killer anonimo, solitario sì, ma non anonimo, perché quella sera è appurato che c'era Mele. Giusto? L'abbiamo detto prima, Giampaolo poi ha tirato fuori una sorta di lista, ma ce ne sarebbero tante altre poi, sì, insomma, se vogliamo. Forse è la cosa più certa in tutta questa storia. Esatto, che c'era lui. Allora io dico, ma l'abbiamo già parlato anche con voi una volta, quando non c'era Federico, quando eravamo al circolino. Sì. Ma perché, se veramente fosse stato, cosa possibilissima, però le carte dicono il contrario, ma se quella sera nessuno di loro fosse stato lì, ma è possibile che nessuno abbia detto, e qui si fanno nomi, cognomi, si hanno le colpe, cioè... io non c'ero, nessuno aveva un alibi. Sì, ne parlammo sì, al telefono. Cioè, ragazzi, sono cose importanti, anche se poi possono sembrare illazioni, ma quella sera nessuno ha detto... Non quella sera, anche nei, sì, vabbè, nei mesi, negli anni a venire... Nessuno ha detto, che non c'è nessuno di noi, ma fossero anzi, stati... Anzi, sappiamo anche, scusami, prego. No, sappiamo anche che, se non ricordo male, durante o dopo il funerale... dello Bianco, e la moglie di Francesco Vinci, esatto, andò a chiedere scusa alla, esatto, vedova Lo Bianco. Ma perché deve andare a chiedere scusa? Ma anche me, di cosa? Mi sembra, se non c'è colpe, ma anche me andò a chiedere scusa alla vedova. No, Giovanni Mele non andò a chiedere scusa. No. Sì, in un certo senso chiese scusa, ma aggiungendo anche ci dispiace che sia stato proprio lui e che sia capitato proprio a tuo marito, che comunque si è trovato nel momento sbagliato,
Questo lo dice la Barranca? No, questo lo dice Giovanni Mele alla vedova Lo Bianco. Poi ragazzi, diciamoci la verità. Cioè, ma allora vuol dire sì, queste cose, se fosse un estraneo... Diciamoci la verità. Ieri ho fatto un documentario, io guardo le cose pratiche. Un giornalista, non so quando Giovanni Mele uscì dal carcere, voi già lo sapete, vedo che state ridacchiando. L'intervista. Lo intervista e gli dice, ma allora suo fratello che ha fatto, cosa è successo? È stato lui con loro. E poi dopo, con un bel arrampicamento sugli specchi unti, cerca di correggere il tiro, ma lui con loro chi? È quello clamoroso, interessantissimo. Cioè, io ci sono rimasto talmente male. A tutte le tinte della gaff, quella. Ma proprio, quella anche il linguaggio del corpo. Gigantesca. A quel punto, cioè lui. Lui trasalisce. Ho registrato io. Ce l'ho. Porca miseria, che ho detto, capito? Esatto. Ma l'hai detto. L'ha detto. E nessuno si è preso la briga di andare a dirgli, oh, ma te hai asserito questo? Sì, però lo può dire, sì, mi sono sbagliato. Secondo me i psicologi dovrebbero anche guardare, perché certo. Poi, come diceva Federico, non è tanto quello che ha detto, perché uno si può anche sbagliare, è quello che ha fatto dopo il corpo, ha cominciato a guardare su, lui si immagina, poi l'ha ripetuto. Allora, però c'è da dire, c'è da fare un appunto su questo, su questo aspetto. Lui è sempre il precisino della situazione. No, beh, giustamente. Prima, se non lo vedete più, sapete cerchiamo, che ce l'ha fatto. Cerchiamo di essere più precisi possibile. Nell'82, l'ormai anzianissimo padre di Stefano Mele, Palmerio Mele, riferisce agli inquirenti, come leggo, una cosa inaspettata. Mio figlio Stefano mi ha detto di essere innocente e mi ha fatto capire di essere stato attirato in una trappola da uno dei fratelli Vinci. Ecco. Questa affermazione è quella che fa Palmerio Mele, che è il padre e l'unica figura di cui Stefano poteva oggettivamente fidarsi, perché i rapporti erano più che ottimi, sì, col esatto. padre, forse l'unica persona con cui aveva rapporti ottimi, e considerando però che Palmerio Mele è anche il padre di Giovanni Mele, esatto. E la confidenza, una volta raccolta da Stefano, può averla tranquillamente detta al fratello, all'altro esatto. figlio Giovanni. Nel momento in cui appunto Giovanni esce dal carcere anni dopo, dopo essere stato incolpato insieme a Bucciarini di essere il mostro di Firenze, uno dei mostri di Firenze, può aver fatto quell'affermazione sulla base di questa confidenza che raccolse dal padre, il quale la raccolse dall'altro fratello. Vedo che Luca sta... devi dire qualcosa? No, no. Al microfono. È plausibile. Sì, ecco. No, su questa cosa sono d'accordo. No, ma io sarei un attimo tornato perché volevo puntualizzare una cosina riguardo alla presenza di Mele. Ci sono altri due aspetti, secondo me, che vanno, che vorrei, che ci terrei. Ce ne a sarebbero dire. Molti di più. Oh, ma tantissimi. Ma un paio in particolare perché sono stati portati a confutazione. Allora, una delle confutazioni, dopodiché io... è che dice, allora intanto i carabinieri, hai detto giustamente, non potevano sapere il numero dei colpi, sui giornali era stato scritto 6, quindi se avessero, fra l'altro sui giornali appunto. Se avessero imbeccato il Mele gli avrebbero detto, oh mi raccomando, quanti colpi? 6. Ah, bravo. E poi, intanto, ma dopo, che necessità avevano i carabinieri che avessero imbeccato il Mele di andare a fare la controprova? Perché l'hanno portato sul posto a rifare le prove? Lo sapevano, gli hanno detto loro, gli hanno raccontato, ci avevano la confessione firmata, fine, che necessità c'è di portarlo a fare questa prova? Però un'altra cosa che non potevano sapere che lei era sopra di lui, la donna, la moglie di Stefano, Stefano dice è sopra, e di questo noi abbiamo le foto dei militari che ridono uno sopra l'altro, perché Mele esatto. l'ha messi uno sopra l'altro. Quindi Mele sta dicendo la mia moglie era lì sopra, i carabinieri non lo potevano sapere, ricordiamoci come l'hanno trovati, no? Non lo potevano sapere, non li hanno però trovati uno sopra l'altro, uno a fianco all'altro. Questa è esatto. un'affermazione appunto. Quindi, questa la sa Mele, e poi gli dà ragione la perizia microscopica, perché la direzionalità dei colpi, come qualcun altro poi ha detto, ma lei è stata era seduta a fianco di lui, colpita da sinistra verso destra, sì,
è vero, da sinistra verso destra, ma da dietro in avanti, colpi lei li ha ricevuti sulla schiena, esatto. Quindi lei non poteva essere seduta quando gli sono arrivati i colpi, aveva ragione Mele, lei era sopra e tra l'altro si sa anche cosa stava facendo. Oppure poteva, ecco. Non lo diciamo perché si va sui torbido, ma lei probabilmente stava, diciamolo invece, perché probabilmente stava facendo un sesso orale, quindi presentava la schiena alla pistola quando ha incominciato a sparare, l'ultimo colpo ha una direzionalità diversa. Ma i carabinieri non lo potevano sapere, non potevano neanche sapere che lei era stata ricomposta, perché quando la trovano, gli trovano i vestiti abbassati, insomma, dice gli copriva a malapena linguine, ma i vestiti erano bassi, ma dalla perizia necroscopica lei aveva una veste e una sottoveste, la schiena presenta 4 fori, la veste presenta un foro, la sottoveste ne presenta 3, quindi la schiena ha ricevuto un colpo più della sottoveste e la veste ne ha ricevuto uno solo e quindi era sopra, lei aveva la schiena coperta solo dalla sottoveste e la veste era sopra, quindi e chi è che dice ma io ho ricomposto mia moglie? I carabinieri non lo potevano sapere, questo lo dice la perizia necroscopica, esatto. Quindi è la terza cosa che i carabinieri non potevano sapere. Allora come si rimedia? Gliel'ha detto Natalino, e quindi abbiamo la riedizione della Rosa Rossa, dove invece di esserci la Carlizzi che fa tutta la cosa, abbiamo il simposo attorno al tavolo con il morto, ci sta Stefano Mele che non aspetta altro di autoaccusarsi, Natalino che gli dà mano e quello che non sa Natalino glielo dicono carabinieri. Ecco, se poi mi venite a qualcuno, ecco, cioè poi tutto può essere, ma sì. A me mi sembra davvero una cosa molto strana questa. Però, questo ci tenevo a dirlo, no perché, ma giustamente, ecco, osservazioni giustissime, così come penso che l'osservazione, diciamo, massima possa essere quella che Stefano Mele in quelle ore in cui si svolgeva il delitto non aveva uno straccio di alibi, lui ha solo questo alibi generico di questa generica di questo generico sentirsi male, viene riportato a casa dal cognato dello Bianco, la persona che poi muore, Giuseppe Barranca, e viene portato appunto a casa da lui, però nelle ore in cui si suppone possa essere stato commesso il duplice omicidio non ha uno straccio di prova, probabilmente perché chi ha effettivamente sparato se lo doveva portare dietro proprio per fare in modo che non si potesse creare in nessun modo un alibi. Chiaramente, classico marito con le corna, si arrabbia di queste sue corna e uccide moglie e amante. Storia classica, è un classicissimo del melodramma all'italiana. No, scusate, siamo molto disattenti in questo momento perché stiamo cercando la prima puntata eccola, tutta la verità. Ah no, è l'anteprima quella. Non c'è più la prima puntata. No, e l'hanno messa a pago i simpaticoni. Scorri un po', vedo un po' se c'è. No, non c'è. Tutta la verità. Ecco, no, anteprima. Vabbè, te ti viene, non so se ce l'ho. Ma addirittura è stata tolta anche lo spezzone l'intervista a Mele. Come? Eh sì. Non c'è più. No, non sto scherzando. Davvero? Non c'è. L'ho cercato finora. Mentre voi parlavate, sinceramente stavo dietro a lui. Non ho. C'è poche notifiche però su Facebook. Siamo certi di questa cosa? Ma siamo certi, sì. Non c'è. Io l'ho raggiunta. Cioè? C'è un complotto. Sì. Ah beh. Aspetta, che ora ci arrivo. Tanto. Scusate, no, Daniele sta cercando appunto quello che stavamo dicendo, ho detto io dell'intervista a Giovanni Mele, però non sembrerebbe che l'abbiano tolto. Ma va? Chissà perché? Cosa c'è? Che avete da sghignazzare? Vedi? Che posso parlare dai banco? Sarebbe questa qua, no? Questa ci voleva. Sì, esatto. Giù, dica che lavora, su. È vero. È stato rimosso. Ah. E dov'è codesto? L'hai salvato?
Cioè, metti il microfono lì, me ne senta. Più chiaro di così. L'hanno tolto, l'hanno tolto. E l'hanno tolto. L'hanno tolto. Cioè, cosa c'è che non va? Siamo rimasti tutti senza parole. Ragazzi, stasera abbiamo parlato tanto, mancano 4 minuti alla fine della trasmissione. Io intanto comincio a fare un po' di saluti, se poi se avete da dire altro dovete dire. Te sei sconvoltissimo. No, ci capelli tutti semimorchi e mindi. No. Niente, si può chiudere prima anche volendo. Ah, voglia. Ah, okay. Ma perché io voglio capire perché hanno tolto il filmato? L'hanno messo a pago. No, su YouTube non c'è. Su YouTube non c'è più. C'è, ma quel pezzettino, sì, proprio sì, bellissimo. Il suo documentario integrale è stato tagliato? Ma il documentario integrale la prima parte non c'era, l'abbiamo visto insieme, non c'era. Non c'è parte. Più. Non c'è più. C'è la seconda parte a pagamento su Plus, ma la prima è sparita. Vabbè, che sta succedendo di bello nel 2019? Ragazzi, manca 3 minuti, io faccio i saluti. Allora, io saluto tutti i ragazzi che hanno ascoltato, da tutta Italia, dagli Stati Uniti. In Italia c'era tanti, Cecina, Livorno, Firenze, Scandicci, ma chissà come mai, Prato, Signa, Bagno Arripoli, Lucca, sì, perché c'è il nostro Bagno Arripoli, come qualcuno aveva ipotizzato. Ci hanno ascoltato anche dal Texas, Sì, sì, no, aspetta. Io ringrazio Daniele che ci ha ospitato come sempre in modo molto gentile, anzi lui sempre contento quando parliamo di questi argomenti. Ringrazio tutti, non i ragazzi. Sono contento, però no, visto... sono contento perché le trasmissioni vanno bene, ammettilo. Ah, ma lo sai, una cosa molto particolare che mi è accaduta proprio ieri, ecco. Va bene? Io mi ricordo, cioè ero convinto di è dall'Inghilterra, Cristina Padetta, scusa Cristina, ti volevo salutare prima, ecco. Tanti saluti anche a Luca, scusa, perdonaci. Ero convinto di avere un solo libro sui mostri Firenze. Ieri la mia mamma, quale? Ha trovato quello di oddio mio, non me lo ricordo, ma guarda il lapsus del giornalista che venne arrestato anche. Pezzo, Spezzi. Spezzi. Il primo il mostro di Firenze era l'unico, il primo libro, l'unico durante quello di Spezzi dell'83, della Sonzogno editore, se non ricordo male, che piccolino, ma è stato l'unico libro scritto durante l'era dei delitti, ecco. E non dopo, come hanno fatto, non dopo. Primo libro in assoluto. E quello lì è stato ritrovato dalla mia mamma cercando non so che cacchio cercava, vale un sacco di soldi, ma era caduto, io non mi ricordavo assolutamente di avere. Infatti ho detto, mi fa la mia mamma, guarda la tua passione. No, non è la mia passione, è che la tua passione è ben altra, lo sappiamo. Sono stato a fare riprese, servizi, ho rischiato anche, ho detto cacchio, e questo da dove è spuntato? Era lì chissà da quanto, da 20 anni minimo. Ma io, siamo sui 20-30 euro si trova. Sì. Addirittura? Sì. Anche euro più, c'è anche chi prova a venderlo a 50 massimo. Sì, vabbè, il vicino così, ragazzi. La gente del Vampa lo vende a 4,99. Aspetta, ragazzi, è scaduto il tempo. No, aspetta, dicevi? No, dicevo che questi libri che non vengono più pubblicati hanno un mercato esoso, se tu li vai a cercare. Esatto. Io non vi dico quanto ho pagato il libro di Ferri, il caso Pacciani, la storia di Napoli, però lo volevo perché mi piaceva, ma se tu vai a cercare questi libri ti sveni. Sì. Fra l'altro mi sembra l'altro libro di Spezzi, Inviato in galera, è uno dei più cari in assoluto. Quello lì, ma anche Dolcioline di sangue non lo pubblicano più, e lo trovi su, magari su eBay, ma io te lo vendono uno stufo. Dolcioline di sangue ne ho due copie. Sei ricco. Tutte e due autografate. Allora stasera paghi da bere a tutti. No, io la prima. Ah, okay. La prima, Peroncini, comprai due, una per me, una per la cognata. La cognata non la volle, me lo sono tutto io.
quindi ci ho inviato in galera, li ho quasi tutti sul mostro. Faremo una puntata. Allora, no, io... buttare, ma scherziamo, davvero? È 45-46, è ora di chiudere. Salutiamo. Salutiamo i bronzi, salutiamo Luca Scuffio in arte. Luca Scuffio. Leandro Gestri, Nicola Blasco, Federico Puleri e Giampaolo Zanetti. Grazie a voi per essere venuti qua, per aver discusso. Grazie a voi. Risenterete la puntata sul, quando il buon Bronzi me la manderà, io la caricherò domani, domani. Perché da quanto sono incavolato non ci ho voglia di lavorare, perciò te la mando domani. Ok, bene, ecco. Ciao, buonanotte. E buonanotte, buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao.